Prima che il venerdì qui nel Salento non è uguale al venerdì del nord, no? È una delle altre discriminanti che ci separano. Il venerdì è una giornata come tante, non assimilabile alla fine della settimana, non avvicinato al sabato e quindi con una maggiore disponibilità a partecipare agli eventi piacevoli che possono appartenere al territorio. E per cui in tantissimi, ci ha raccontato la signora Caterina, ecco, siano spesi a garantire la propria presenza oggi. Noi comunque siamo costretti ad iniziare per la contingenza delle partenze di due relatori, rispettivamente il dottor Izzo alle ore 18 col taxi pistotto e il dottor Gadaletta alle 18:30. Per cui abbiamo i tempi contingentati. Chiediamo scusa al professor Musaio, la cui lettura magistrale saremo costretti a posporre in funzione di ciò. Io ruberò qualche minuto, diciamo 15, forse 18, spero non 20, in modo da riuscire a dirci, seppur sinteticamente, tutto il necessario, tutto il possibile necessario. Io non entrerò nel merito del tema della giornata di oggi, per cui aspetti rinvio agli specialisti di branca e soprattutto al dottor Izzo, che è l'esperto del macchinario. Approfitto per fare una breve sintesi, una carrellata di quel che è stata Domus Medica negli ultimi 7 anni. E sì, perché Domus Medica si è inaugurata il 21 di gennaio del 2012. Quindi diciamo che in questi giorni compie 7 anni. E fu indubbiamente un evento. Mi permisi di allargarmi presentandola ad una visione della medicina saldata alle valenze etiche che devono contraddistinguerla e che devono saperla ben rappresentare, ben esistere nel mondo sociale, nel mondo della civiltà. E in quell'occasione ci fu tanta festa, ci furono i fiori, ci fu il taglio del nastro, ci fu anche tantissima gente che mi rincresce, perché ci furono tantissime persone, è così brutto dire gente, no? Che mi rincresce dovrebbe riconoscere oggi, ma è venuta per la Domus Medica o per far piacere ai proprietari della Domus Medica? Diciamo che alla fine forse i più erano per la proprietà piuttosto che per la Domus Medica, che essendo cresciuta e vissuta per 7 anni oggi avrebbe dovuto, oggi e non solo, dovrebbe riscuotere affluenze ancora maggiori. E quindi in quell'occasione, quando io più o meno infervorato parlavo sul tema che vi ho rappresentato, vedevo un vecchietto dinamico che si aggirava qui intorno. Non mi aspettavo, era stato informato il professor Musaio della cosa, però non mi aspettavo che poi sarebbe veramente venuto, e comunque non l'avevo riconosciuto. Ecco, poi diciamo che verso la fine, o addirittura alla fine della mia presentazione, ecco, ci siamo garbatamente salutati e fotografati, così come vedete. In quella circostanza diciamo che fece da padrino anche il professor Megna, che è stato il mio professore di riabilitazione e che purtroppo oggi è ancora al mondo sul piano anagrafico, però con una severa compromissione cognitiva. Ancora una volta, medicina è umanità, medicina è storia, medicina è la presenza delle persone,
la medicina appartiene ai vivi, non ai morti. Questo mio professore, che ora è molto molto compromesso sul piano cognitivo, è il professore che io ho conosciuto 40 anni fa e che era veramente capace di svegliare i morti, e mi spiego che cosa voglio dire. Come il riabilitatore in un convegno parla per ultimo, qualunque sia la patologia trattata parla per ultimo. Ebbene, ad auditori stanchi qui su Bari come altrove, lui era capace di, con la sua oratoria e così l'impeto del suo dire, era capace di svegliare tutti. Ecco, e ora purtroppo invece non è qui, ma non è nemmeno produttivo più sul piano scientifico. Ecco, 7 anni fa avevamo a discettare perché si chiama Domus questo posto. Ma è Domus perché tutte le grandi cose, le grandi idee, bisogna che abbiano una casa. La storia degli uomini così ha testimoniato. La Chiesa si è creato il Duomo, la Mondadori ha commissionato ad un grande architetto la sua sede, a Nuremberg. E questo fatto qui non riesco perché va. Ecco, il Petruzzelli a Bari si è fatta questo è il Petruzzelli di Bari, la sede della musica, dello spettacolo, del grande spettacolo, dell'aristocrazia dello spettacolo. Gli Incuzzi, per stare ancora a Bari, commercianti, ebbene, sono stati dei commercianti, ma si sono organizzato un palazzo di questo tipo, e così per le terme di Santa Cesarea. Ecco, allora questa è l'idea da cui è partita Domus Medica. Domus Medica era necessario che, se così concepita, avesse una casa, fosse un contenitore, dedicato. Certo, questo ce lo dobbiamo dire, e anche per questo non siamo i morti oggi, e questo in contrasto con la pochezza dei dirigenti di sempre, almeno negli ultimi 100 anni, quando pensiamo che il Consiglio regionale della Puglia era e in larga parte è ancora in affitto in una orrida strada di Bari, che forse soltanto ora, dopo dal 72, epoca in cui sono state istituite le regioni, ecco, ha mantenuto sede lì, ecco, per dire della pochezza del mondo delle idee di chi ci ha governato per il conto 39 anni. Ecco, Domus Medica quindi nasce, queste sono diapositive di quell'epoca, nasce imponente ed importante, come possiamo dircelo, eppure accattivante e lezioso, e leziosa nei suoi cromatismi, luminosa e insieme discreta, appartata e pur dominante in questa zona dell'Interland Leccese. Si poteva fare anche a Lecce Cecità, non abbiamo voluto farla lì, l'abbiamo fatta appartata. Ecco, è uno, Madonna Santa, è uno stabile a destinazione lavorativa, ce lo siamo detto, così nasce, così viene utilizzata ed è curata in ogni dettaglio per riuscire gradita e comunicare la ospitalità dell'anfitrione, della Domus. Riprendendo Hemingway, è un posto pulito, illuminato bene, ideale per un civile scambio di idee. Ecco, noi l'abbiamo proposta come cenacolo culturale, pensando ai mercoledì culturali, che purtroppo non siamo riusciti ad avviare perché il territorio non ci ha assecondato. A superamento, ecco, per stare nell'ambito della medicina, un civile scambio di idee, a superamento dell'analfabetismo emozionale, che nella ripetitività del mestiere trova la confidenza della normalità. Ecco perché si muore così indifferentemente negli ospedali. È morto. Per proporre una medicina pensata e sentita come idea e pratica di pensiero sistematico. In fondo
l'evento di oggi che celebra l'ingresso della signora Caterina nel nostro gruppo di lavoro e l'ingresso anche di questo macchinario così avanzato, ecco, va a cesellare va ad inserirsi come ulteriore tassello del gruppo che lavora qui a Domus. E poi Domus ha una biblioteca. Quanti ospedali ne hanno una? Ve lo chiedo, Alfredo. Funzionale. Vediamo. Se togliamo il policlinico, quanti ospedali hanno una biblioteca? Ecco, e noi l'abbiamo creata con risorse personali, ma anche poi andando ad impattare il privilegio di avere la donazione di questa preziosissima biblioteca di un vecchio medico, il dottor Fagliolo, che è deceduto a 96 anni qualche anno fa e la cui famiglia ha prediletto noi altri per custodirla. Tu non ci sei stato qui in quell'occasione quando abbiamo fatto un bellissimo convegno titolato Le mappe del pensiero in medicina, in cui siamo andati a scavare un po' in quanti modi si può fare medicina, e pensa per chi medico sia che lì c'è una edizione delle Testiu, che è il testo di anatomia più prestigioso, almeno tra quelli che io abbia conosciuto, con volumi del 1931, pensate un po', quindi diciamo siamo nell'ambito del collezionismo. E sì, perché questo è il mio e il nostro pensiero, il libro è il più nobile prodotto dell'intelligenza umana. Abbiamo creato questo auditorium che evidentemente sul piano IMU riesce passivo, e però lo abbiamo voluto per dare per consentirci queste occasioni. Perché medica? Domus medica, casa medica. Perché? Perché l'utilizzo delle parole qualifica lo scenario del pensiero e costruisce convincimenti ed aspettative. Dalla lingua passano i sogni, le proiezioni della storia, l'invenzione del mondo, i significati. Certo, ci sono i neologismi, ma ci sono anche gli emologismi, che sono quelli delle cliniche San Francesco. Abbiamo scomodato tutti i santi del paradiso, Villa Santa Chiara, Santa Lucia, Cristo e Madonna, Casa di Cura Santa Rita. No, se noi facciamo medicina, dobbiamo darci dei nomi attinenti. Io non sono un estimatore dei preti, però ecco, questa è una casa di cura che è nelle campagne tra Bari, tra Taranto e Brindisi. Io ho lavorato, è stato il mio primo lavoro come medico dipendente qui. Questa è una casa di cura riabilitativa, per stare in tema. Ebbene, il prete proprietario ha dato il nome corretto, Monte Imperatore, perché questa collina che raggiunge l'altezza di circa 400 metri si chiamava Monte Imperatore, e mi sembra quindi che senza con questo fanaticizzarmi nei confronti dei preti, il prete Don Pasquale, così si chiama, ha fatto bene. Hanno fatto bene anche le suore Marcelline, tutte queste timidine, tutte quante eccetera. L'ospedale di Ricase, che è stato lanciato sino in cielo, ebbene, l'hanno chiamato azienda ospedaliera Cardinale Panico, perché questo cardinale si è adoperato per farlo andare avanti. Certo, non ci siamo più, ecco, non ci siamo più, e torniamo alle mappe del pensiero, alle mistificazioni che le parole possono andare a diffondere, ecco, non ci siamo più quando in una recentissima pubblicazione sui medici salentini, che verrà ufficialmente presentato domani in altra sede, sotto la nostra egida, si scrivono queste cose. Nel giorno dell'inaugurazione avvenuta, eccetera, si staglia come un amore illuminata a festa in una luminosa sera, insomma, siamo un pochettino, avete già letto e ci siamo bene. Era prima del 68. Prego?
Era prima del 68. Ma non basta dirlo. Bene, allora per dirci poi come il medicus semplicemente erectus, certo che si è evoluto diventando medicus habilis, ma non ci dimentichiamo che habilis si può essere in tanti modi, e la storia del dottor Tessilli con la sua clinica celeste, ecco, non è la non è un prodotto fantastico di un bravo regista, ma è la verità delle cose, è la documentazione testuale di uno degli aspetti della medicina, di come si è fatto e di come si continua a fare medicina. Si può continuare a fare medicina senza che il paziente, il cittadino abbia a capirlo. Uno degli aspetti più deteriori è quello di fare medicina per far soldi. Ecco, se Sartottino, visto che me l'hai citato, io non posso che riprendere questa affermazione di estrema attualità, visto che di qualche giorno fa, dell'autore di Necropoli. Ecco, dove si sta portando il capitalismo? Le crisi che stiamo vivendo sono nate dalla vittoria del denaro su tutto e tutti. Il capitalismo non è un'idea, è una malattia. Indignatevi, ci diceva con un collega questa mattina, abbiamo perduto la capacità di indignarci, di sdegnarci dinanzi alle cose che non vanno, ed ecco perché poi noi medici siamo usciti abbastanza dal paradiso che un tempo ci proteggeva, ci conteneva. Ecco, io col professor Megna ho scritto questa monografia che è stata definita monumentale, ecco, e non a caso è una pubblicazione del 1992, e non a caso lì nell'ambito della presentazione noi diciamo, ecco, dell'ambiguità e del fascino della professione medica. Il malato si prefigura un rapporto di solidarietà umana col medico e con chi con lui, e non pensa che la malattia possa essere solo l'occasione per prodursi un reddito umbrabile. È un linguaggio mio questo, che riporto in un'altra pubblicazione. Reddito umbratile, per stare a Domus Medica e non per divagare e scappare altrove, è quello del medico ospedaliero che pratica l'intramedia. Il medico ospedaliero, che quel medico non verrebbe cercato da nessuno se non ci fosse inciampato qualcuno nel corso del ricovero, o non fosse noto perché capace di procurare un posto letto. Diciamolo pure da subito, prima che gli scappi, chi viene qui a Domus Medica cerca quel medico, cerca quella persona, quel nome, che non per riprendere un Renzi ormai scomparso, ecco, si gioca la faccia propria e della Domus Medica. Ecco, allora ne consegue, potete leggerlo, ne è conseguito un vissuto professionale da parte del medico, soprattutto pubblico, della sanità pubblica, che non è assoggettata a nessun controllo di merito, è assoggettata semmai ad un controllo quantitativo della produttività, e ci siamo ancora al vecchio linguaggio capitalistico. Ecco, allora, Domus Medica, un progetto ambizioso, l'insediamento di un rinascimento nell'ambito della medicina. Ecco, si chiuse così quella giornata inaugurale, e c'era una luna calante, corrispondente alla stanchezza con cui avevamo a giungere, eppure però aperta alla sideralità degli spazi del cielo. Bene, per riprendere il discorso di Mattarella, noi abbiamo lavorato in questi anni, e per riprendere Mattarella, che con il suo discorso di fine anno, quando dice che non soltanto i bambini possono sognare o devono sognare, ma anche gli adulti, ecco, noi siamo di questo convincimento.
quello di Bencivenga, che ci invita ad una appassionata, paziente, giocosa esplorazione di ciò che ancora non è stato visto, ininterrotto, irriverente questionare le abitudini consolidate, apertura di nuovi scenari di vita, di nuove forme di convivenza. Ecco, chi non è qui con noi oggi è quasi sicuramente estraneo a questo tipo di discorso, salvo che non abbia una qualche malattia o un qualche incidente stradale qui al semaforo dell'angolo, come è accaduto alla modella che la signora ha reclutato e che è stata tamponata proprio all'incrocio di qui vicino. Durante questi anni abbiamo organizzato eventi qui, i più vari, sulle cefalee dell'infanzia, sul dolore, di tipo organizzativo, università o ospedale territorio. Abbiamo fatto un corso molto molto specialistico sulla ortopedia e riabilitazione dell'arto inferiore. Siamo ancora tornati sulla cefalea del bambino con uno studio epidemiologico. Abbiamo fatto questo bellissimo evento, c'era anche il professor Musaglio quando ci siamo andati per sentieri a discettare, ecco, come dice Bencivenga, la medicina tra scienza e mistero. Se leggessimo i programmi di tutti questi eventi, veramente c'è da venire, da farsi venire le vertigini. Vedete i titoli provocatori: asfalto killer, vittime della strada e di se stessi, i dipendenti. Abbiamo intrapreso questa iniziativa di 13 giornate, ti ho parlato della genitorialità, siamo andati un po' sul tecnico, abbiamo visto la prostata. Questo evento straordinario, le mappe del pensiero in medicina, la scienza, storia e cultura. E ancora su questo convegno operativo il riconoscimento dell'invalidità civile, abbiamo affrontato l'ambiente sotto il versante culturale, il Parco del Mago. Questa è una terra che cade in un comprensorio. Ci siamo occupati di agricoltura, ecco anche quest'altra sfida, no? Questa apertura mentale ad accettare l'agricoltura come una metodica terapeutica utile. Ci siamo andati ad inventare i corsi per test di ammissione alle facoltà mediche, di cui animatore è stato per larga parte il dottor Spagnuolo. Siamo diventati un ente formativo accreditato presso la Regione Puglia. Stiamo pensando ora, ecco, per comunicare al mondo, abbiamo pensato a questo tipo di iniziativa, uno sgonluc su questo o quel paziente, a cui dire semplicemente, senza aggiungere altro, che cosa, come si sta comportando, come la medicina che lo assiste si sta comportando. Ecco, quindi questa è una nascente, oggi è un po' più cresciuta di quanto abbiamo rappresentato lì. E sono a chiudere. Tutto questo per 7 lunghi anni è stato possibile grazie a chi ha creduto in noi, e tra questi cito, senza escluderne altri, la dottoressa Gabriella Rao, che è stata la prima a legarsi a noi e si è legata indissolubilmente insieme con il coniuge dottor Garofalo, che sentiremo oggi come relatore. Sono stati sempre con noi dal giorno della inaugurazione. Non molto dopo è venuto il dottor Consoli, che sentirete anche lui oggi. Consoli viene dopo, quindi non andrebbe citato in questa occasione. La peculiarità di quest'uomo qual è stata? È un bresciano che stava bene nella sua terra. Per ragioni che non spetta a noi ora andare ad analizzare fino in fondo, ha ritenuto di essere anche a Lecce, di fare osteopatia a Lecce. E lo ha fatto non con una visione privatistica, personalistica, vengo io, faccio io, so tutto io, no, e si è adoperato in maniera veramente
indescrivibile, si è adoperato a creare sistema, a cooptare il mondo operativo del CESE. E devo dire, purtroppo, credo che non mi contraddica, è stato amarissimamente deluso. E ultimo salto, quindi non si sentano esclusi gli altri, l'ultimo acquisto, ed è una parola sgradevole, ma in questo momento non mi viene una migliore, il dottor Gadareta, che è della nostra terra, però anche lui era tranquillo nella sua Milano, dove si è realizzato come medico libero professionista, e che da qualche mese, ecco, ha ritenuto di dover spartire con noi la sua perizia ortopedica, e lo sentirete. Ecco, vedete com'è, quindi, che è un mondo estraneo al guadagno del posto letto, alla visita per ottenere qualcosa. Qui è la visita per la visita, perché io credo in quel professionista, in quella propria persona. Bene, però oggi, chiuso, dobbiamo celebrare la signora Catalina, che con la sua criosauna è partita dalla Russia settentrionale e si è insediata qui trovando marito, e ci ha portato il freddo della sua terra, il freddo che rigenera in soli 3 minuti, ne sentiremo parlare dopo. Due parole sul concetto di questa meconica. C'era una volta Esculapio. Esculapio ha due figlie, Panacea, che è la dea che ricerca i rimedi per combattere le malattie, e di Igea, che è la dea della salute, che insegnava agli antichi come essere sani. E la meconica della criosauna rientra prevalentemente in questo ambito. Ecco, noi in realtà, ancora sempre in quella famosa monumentale pubblicazione, avemmo a parlare di ciò, andando a riprendere il costume delle terme romane, quindi nil sub sole novi, tutto al mondo poi è stato già percorso. Allora noi andiamo a rifondare con un linguaggio moderno ciò che gli altri avevano già intuito o in qualche modo più artigianalmente realizzato. Ecco, questo è il calendarium delle terme, che poi faceva transitare nel cosiddetto tepidarium, ed ecco qua il frigidarium. Ecco, il frigidarium delle terme, il frigidarium che può essere quello di Rigopiano, diciamo, che oggi, no? Fa 2 anni. Ecco, allora il freddo della borsa di ghiaccio con cui sono cresciuto io, e ricordo quanta melanconia faceva vederla in questa o quella abitazione, nella mia per fortuna non ne abbiamo mai avuta una. Ecco, il freddo da curativo della febbre, ecco, al freddo ricercato. Vedete, questo è un vecchietto che sulla spiaggia di Torre Lapillo, qui nei nostri dintorni, ha fatto il bagno i giorni in cui è nevicato. E quindi il freddo come piacere, ecco, il freddo come piacere, e che ci riporta, oltre all'abitudine balneare di questo signore, ci riporta ad una cultura, la cultura cosiddetta Rochelle, che nel Settecento ispirò la fantasia erotica, ispirò anche la fantasia erotica del reggente di Francia, Filippo d'Orléans, che incontrava la splendida cortigiana Fillon stesa sulla paglia in una grotta appena rischiarata da un raggio di sole che le illuminava la chioma bionda lunga fino alle ginocchia, unico velo alle sue grazie. Secondo i diaristi, questo lo sapevi manco tu, sai tutto. Sì, secondo i diaristi Goncourt, anche Maria Antonietta si appartava compiacente in una di queste grotte. Ultima di diapositiva, per dire della esperienza da fare con la signora Catalina, ecco, ho ripreso questa strana frase
di Gabriel García Márquez, per dire un po' com'è che alcune esperienze estreme noi ci possiamo portare per sempre nella nostra vita. Ecco, dice, molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Ho finito, grazie per avermi ascoltato. Diamo la parola immediatamente al dottor Izzo, che ha sotto il nostro coronario. Avete visto che sono io, però è ancora in grado di correggere l'amico e collega Piero Achille, che cita l'architetto Niemeyer chiamandolo come il grande ballerino Nureyev. Così vediamo chi tra i due è più bello. Sì, è Nureyev. E Nureyev è il ballerino, l'architetto è Niemeyer. Niemeyer. Quindi, mi fa emozionare, guarda. Niemeyer si chiama l'architetto italiano. Quindi siamo perlomeno vecchietti in due. Ma ciò non toglie l'entusiasmo di contagiare i giovani, quali siete voi, nell'essere coinvolti in un percorso di conoscenza che adesso ci sarà illustrato dal dottor Izzo, che presenta il titolo del suo intervento è I fondamenti della metodica Bull Body Criosaura. Traduciamolo subito in italiano. Prego. Sì. Tanto buonasera a tutti e grazie di avermi invitato per riportarvi la mia esperienza per quanto riguarda la crioterapia sistemica. Allora, mi è stato chiesto di spiegare quali sono i meccanismi di funzionamento, cioè come agisce questa crioterapia sistemica. Innanzitutto, sistemica sta proprio a sottolineare la differenza che esiste tra la crioterapia locale, quindi la famosa borsa del ghiaccio di cui parlavamo prima, o comunque l'applicazione locale di ghiaccio, e il trattamento sistemico, quindi l'immergere il corpo in un ambiente freddo interamente. C'è una grossa differenza e adesso andiamo a vedere qual è. Eccoci qua. Allora, questa è la criosauna. L'immagine è di una criosauna un po' vecchietta, perché è la mia, io sono stato il primo ad avere questo tipo di cabina. Quelle di oggi sono un pochino più moderne e quella che avete qui alla Domus è bellissima e nuovissima, tra l'altro. In sostanza, cosa viene all'interno di questa cabina? Viene vaporizzato dell'azoto, ok? Quindi l'azoto liquido viene vaporizzato all'interno della cabina, generando un ambiente estremamente freddo, si può arrivare fino a meno 190 gradi. Come potete vedere, il paziente sta all'interno di questa cabina, solitamente indossa slip e slip reggiseno per la donna e dei calzari, proprio perché all'interno della cabina la temperatura è estremamente bassa e nella parte distale degli arti superiori e degli arti inferiori, quindi nelle mani e nei piedi, la nostra circolazione è già abbastanza rallentata. Quando si entra a contatto con una temperatura molto fredda, per evitare rischi di danni cutanei, si utilizzano i piedi, vengono coperti. Detto questo, cosa succede? Succede che nel momento in cui noi entriamo all'interno di questa cabina, il nostro paziente entra all'interno di questa cabina, la nostra cute percepisce questo forte abbassamento della temperatura e immediatamente invia dei segnali al nostro cervello, che è in grado di reagire, cioè qual è la reazione che mette in atto il nostro cervello? Percepisce questo freddo come un potenziale pericolo, perché di fatto se questo freddo perdurasse potrebbe portarsi all'ipotermia, quindi potrebbe provocare dei danni. Ovviamente il tempo di trattamento è calcolato, 3 minuti, è calcolato per essere ampissimamente sicuro, non avere nessun tipo di effetto rebound e quindi nessuna conseguenza avversa. Quindi, dicevo, il nostro cervello attua questo meccanismo di protezione, cioè cosa fa? Genera una potentissima vasocostrizione periferica, quindi devia il sangue che abbiamo nella cute, nei muscoli, per favorire gli organi vitali, ok? Perché dice, questa condizione è una condizione potenzialmente pericolosa, io mi devo tutelare, mi devo proteggere. Quindi tutto il sangue, per cui
contiene ovviamente ossigeno e glucosio, viene concentrato verso gli organi vitali, ovviamente per favorire la perfusione del cuore, del cervello, dei reni, cioè di tutti quegli organi che sono fondamentali per la vita. Questo dura per massimo 3 minuti, dico massimo perché non c'è un tempo standard. Il trattamento può durare anche solo 30 secondi o può arrivare fino al massimo 3 minuti. Chiaramente dipende dal tipo di paziente che ci troviamo di fronte, perché una delle domande che tutti si faranno è: ma dentro questa cabina si sente un freddo incredibile visto che si va a meno 190 gradi? No, in realtà il freddo è sopportabile, sopportabilissimo, però chiaramente c'è una tolleranza soggettiva al freddo. Per cui faccio l'esempio del rugbista che pesa 120 kg, che ha una struttura muscolare imponente, e la ballerina che pesa 40 kg, che magari ha 16-17 anni, quindi magari anche un po' in soggezione, chiaramente io su questi due pazienti utilizzo due parametri completamente diversi. Cioè nel primo caso non ci penso minimamente a fare meno di 3 minuti di trattamento, nel secondo caso parto con un minuto. Un minuto perché non bisogna andare a generare una condizione di freddo. Cioè il paziente mentre sta nella cabina deve sentire fresco, ma non deve percepire un freddo insopportabile. Che cosa succede quando finisce il trattamento? Immediatamente, appena il paziente esce dalla cabina, non ha freddo. Se noi abbiamo azzeccato i nostri parametri di trattamento, il paziente non ha fretta di rivestirsi, assolutamente. Anzi, è euforico, si sente bene, è felice, ha una sensazione di benessere immediata. Stavamo ridendo prima con qualcuno perché raccontavamo quando siamo andati la prima volta in nazionale che c'era il mister Prandelli che ha voluto provare la criosauna, e uscendo dalla criosauna, era un po' scettico inizialmente, uscendo dal trattamento ha iniziato a imitare il calciatore Balotelli, faceva mi sono venuti i muscoli come Balotelli eccetera, proprio perché genera immediatamente una condizione di benessere. Questa chiunque prova la macchina se ne rende conto. Dicevo, successivamente, dopo, al termine del trattamento, c'è la reazione opposta ed è quella che a noi interessa. Cioè, siccome il nostro cervello ha percepito quella condizione di potenziale pericolo e quindi si è protetto, si è tutelato, generando una vasocostrizione periferica e quindi dirottando tutto il sangue negli organi vitali, compenserà attivando un meccanismo di iperemia reattiva e di vasodilatazione potentissima, proprio per riperfondere, quindi rivascolarizzare quei tessuti che in quei 3 minuti hanno subito una sorta di piccola ischemia. Per attivare questo meccanismo vengono prodotti a cascata una serie di ormoni e vengono rilasciate alcune sostanze nel sangue che permettono appunto di avere questa reazione immediata di vasodilatazione periferica accompagnata da un aumento della frequenza cardiaca e da l'aumento del metabolismo dei grassi, perché se pensate a qual è il principale substrato energetico che abbiamo a disposizione immediatamente per aumentare la temperatura del nostro corpo, per aumentare per avere dell'energia in sostanza, il nostro corpo sceglie proprio i grassi. Da questi meccanismi possiamo capire quali sono poi i meccanismi di azione. Allora, facendo un piccolo passo indietro, tornando alla storia, alle origini, questo trattamento nasce in Giappone negli anni 80, da un medico che intuisce questo tipo di trattamento e decide sostanzialmente di provare a immergere i propri pazienti, era un reumatologo, all'interno di vasche d'acqua ghiacciata. Funziona, il trattamento funziona da subito. Il problema è che i pazienti spesso non vogliono sottoporsi al trattamento. Perché? Perché chiaramente l'acqua ghiacciata è insopportabile, è fastidiosissima. Ancora oggi, quando ci capita di andare in qualche squadra di Serie A che non è dotata della macchina, sembra una barzelletta, perché ci sono i medici sociali che obbligano i giocatori a immergersi nelle vasche ghiacciate dopo l'allenamento. E sembra di tornare un po' all'asilo, perché vedi litigare i calciatori con i medici: no, io non lo faccio, no, sì, tu lo fai,
e diventa una barzelletta. Succedeva un po' questo, cioè si è ideato questo nuovo tipo di... si è ottimizzato il trattamento perché? Perché era molto efficace, ma allo stesso tempo non era ben tollerato da tutti. Per cui si sceglie di utilizzare la vaporizzazione dell'azoto, che ha una umidità bassissima, quindi è poco percepito, è un freddo secco, è ben tollerato e i pazienti si sottopongono volentieri al trattamento perché non soffrono il freddo. Ok. Allora, come noi possiamo sfruttare i benefici di questo meccanismo d'azione della crioterapia sistemica? Sostanzialmente lo possiamo sfruttare in ambito riabilitativo, in ambito sportivo o in ambito estetico. Ci aggiungerei l'ambito del benessere, perché vedo sulla base della mia esperienza nei miei centri che comunque chi prova la crioterapia per l'ambito ortopedico, per il post chirurgico o anche per la parte estetica, tendenzialmente poi continua a venire a fare a sottoporsi regolarmente al trattamento perché dà un gran benessere. Quindi semplicemente ci si sente meglio, ci si sente più energici, più lucidi. Allora, come dicevo, tutto il meccanismo d'azione che vi ho spiegato prima sostanzialmente permette di abbassare le molecole antinfiammatorie, antidolorifiche e quindi la rigidità muscolare presente. Questo ci permette per esempio di affrontare una serie di patologie in ambito riabilitativo che vanno dal trattamento conservativo delle varie infiammazioni articolari, tendine, oppure meglio ancora gli esiti di trauma. In fase acutissima, quindi subito dopo un trauma distorsivo o un trauma contusivo o una lesione muscolare, questo è un trattamento estremamente utile, sicuro ed efficace. Dico sicuro perché non è uno dei pochi trattamenti, forse l'unico, che in fase acutissima, quindi immediatamente dopo il trauma, ci garantisce l'assenza di un effetto rebound, cioè non può peggiorare, anche se ha appena subito il trauma distorsivo. Oggi come oggi esistono tantissime terapie fisiche, ma pur rispettando tutti i parametri, pur rispettando tutte le indicazioni, il rischio di effetto rebound c'è sempre, l'utilizzo del laser, l'utilizzo dell'elettromia, eccetera, eccetera. In questi casi, in questo caso, diciamo, si aggiunge qualcosa al pacchetto di strumenti che ha a disposizione oggi il riabilitatore, cioè si aggiunge una possibilità di trattare immediatamente dopo il trauma il paziente in massima sicurezza, ok? Quindi questo è un grossissimo vantaggio. Non vi nascondo che al di là della sicurezza è estremamente efficace, cioè il paziente che ha dolore entra nella cabina e immediatamente ha un effetto antalgico, cioè subito dopo la riduzione del dolore è evidente. Attenzione, stiamo parlando di un trattamento miracoloso? Assolutamente no. Sia chiaro che non esiste la macchina che risolve tutti i problemi. È un trattamento che oggi nell'ambito riabilitativo dà dei vantaggi a noi operatori, non risolve tutti i problemi. È un trattamento che a discrezione dell'operatore può essere sfruttato all'interno di un programma riabilitativo, ok? Io per esempio la utilizzo tantissimo con i miei pazienti, ma è difficile che in ambito riabilitativo scelga di trattare un paziente esclusivamente con la crioterapia sistemica. Normalmente l'abbino alle sedute di FKT, fisioterapia, al laser ad alta potenza, alla rieducazione motoria, all'esercizio riabilitativo. E allora sì che fa la differenza. Fa la differenza perché? Perché mi permette di ridurre la componente dolore, mi permette di ridurre la componente infiammatoria e soprattutto agisce in modo molto efficace sugli edemi, quindi sui gonfiori. Io la utilizzo in questo modo in ambito riabilitativo. Solitamente nella fase acutissima, quindi le prime sedute, le prime due, tre sedute, prevedo quasi sempre di affrontarle con la crioterapia sistemica, a volte esclusivamente, cioè immediatamente dopo un trauma è difficile che io faccia dei trattamenti sul paziente, solitamente lavoro solo con la crioterapia sistemica, fino a che non si riduce il dolore e non iniziamo a avere miglioramenti. Detto questo, il secondo ambito in cui è molto conosciuta e molto utilizzata è quello sportivo.
oramai lo sanno tutti perché in Italia, insomma, sappiamo che lo sport nazionale è il calcio, tutti i calciatori la utilizzano, tutte le società lasonate oramai hanno la criocamera e fanno sottoporre regolarmente i propri atleti al trattamento. Come funziona? Perché viene utilizzato? Sostanzialmente funziona in questo modo: immediatamente dopo la seduta d'allenamento è possibile, con questo meccanismo che abbiamo appena descritto, ridurre i tempi di recupero, cioè sostanzialmente il meccanismo di potente vasocostrizione e successiva potente vasodilatazione, aumentando la concentrazione di glucosio nel sangue, di ossigeno, eccetera, genera un'iperperfusione muscolare che permette praticamente di azzerare quello che è chiamato DOMS, cioè il dolore tardivo post allenamento. Quindi tutti sappiamo che quando si fa un po' di attività fisica c'è il rischio che il giorno dopo, a distanza di 2 giorni, i muscoli siano indolenziti. In un atleta professionista questo può diventare un problema, professionista ma non solo, può diventare un problema perché ovviamente ti obbliga a avere dei tempi di recupero. Con questa metodica i tempi di recupero si riducono fortemente, quindi è possibile fare sessioni di allenamento più intense e più ravvicinate. Questo ovviamente si traduce su una performance migliore a lungo andare. E inoltre ci sono dei vantaggi che vanno sottolineati in questo senso, cioè genera un mio rilassamento generale. Questo io lo sfrutto molto in caso di cervicalgia o lombalgia muscolotensiva. È molto evidente perché tendenzialmente il paziente arriva particolarmente teso e subito dopo la seduta avverte immediatamente una sensazione di rilassamento generale. Ma nell'ambito sportivo è particolarmente apprezzato questo effetto, proprio perché al di là del recupero e al di là del dolore muscolare, tendenzialmente il calciatore, ma io seguo molti sportivi non solo nell'ambito del calcio, diciamo che tendenzialmente in una condizione di affaticamento l'atleta sente il bisogno di fare questo trattamento, genera subito un effetto di rilassamento. L'altro ambito in cui è molto utilizzata, io ho meno esperienza in questo settore perché non è mio, è quello estetico. In estetica si sfrutta l'effetto dimagrimento e l'effetto anticellulite. Perché? Perché la cellulite è sostanzialmente una condizione infiammatoria del pannicolo adiposo e quindi riducendo la componente antinfiammatoria generale ha effetto anche su quello. Sul dimagrimento è un ottimo strumento, ripeto, non è mio, però ho un centro abbastanza grosso e senza spingerlo ha preso piede anche questo aspetto del dimagrimento, per cui moltissime persone vengono a sottoporsi alle sedute di crioterapia sistemica abbinando l'attività fisica. Abbiamo anche una palestra all'interno della struttura, l'abbiniamo all'attività fisica e ad un regime alimentare, perché abbiamo una dietologa che lavora con noi. Devo dire che sono tutti molto estremamente soddisfatti. E io, che sono abbastanza scettico di natura, ho provato personalmente insieme ai miei collaboratori a fare un piccolo studio, questo ancora 8 anni fa quando ho acquistato la macchina e quindi cercavo un po' di capire come sfruttarla, come utilizzarla, eccetera. Per cui vi posso dire che abbiamo utilizzato il metabolimetro, misurando il metabolismo prima e dopo il trattamento, e i risultati mostrano un incremento del metabolismo per circa 6-7 ore, dipende poi dal soggetto. Abbiamo calcolato circa un aumento di consumo energetico di 400-500 calorie, non durante il trattamento ma nelle ore successive, proprio per quel meccanismo che dicevamo, di aumento del metabolismo dei grassi. Io, che sono poco commerciale, forse anche poco romantico, quando mi chiedono dico sempre che secondo me non fa dimagrire, nel senso che se uno brucia 500 calorie in più e poi va a casa e ne ingerisce 1000, alla fine è ingrassato. Cioè, sicuramente è uno strumento utile per aumentare il metabolismo, dopodiché bisogna costruire un piano per mantenere questa efficacia, insomma, sfruttare l'efficacia del trattamento. Il meccanismo d'azione ve l'ho già descritto, volevo concludere sostanzialmente
riportandovi alcuni aspetti un po' più fini, diciamo, dell'ambito riabilitativo e dell'allenamento, proprio perché l'ultimo grande vantaggio che io sfrutto moltissimo, ma in generale anche i miei colleghi, gli utilizzatori lo sfruttano, è l'incremento notevole della lucidità mentale, della capacità di concentrazione e della capacità quindi di eseguire con qualità superiore gli esercizi riabilitativi più complessi. Sostanzialmente io utilizzo la crioterapia anche quando vado a fare delle riabilitazioni un po' più fini, un po' più difficili, all'interno del mio centro abbiamo anche 25 posti letti, per cui trattiamo anche patologie neurologiche gravi, complesse, riabilitazioni di politraumi, post chirurgici di ogni tipo. Però il concetto è, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare, insomma. Per cui sfruttiamo l'effetto crioterapia pre-seduta, cioè io sottopongo il paziente alla seduta di crioterapia sistemica prima del trattamento, perché permette poi di affrontare l'esercizio in modo molto molto più efficace, cioè il paziente è in grado di controllare, di avere un controllo motorio più elevato. Ho portato questa immagine perché questo è un attrezzo che mi ha permesso, che utilizzo quotidianamente insieme alla crioterapia sistemica, perché è un attrezzo sensorizzato e che rileva in tempo reale una serie di parametri che mi fanno vedere quanta differenza c'è tra il lavorare prima con la crioterapia sistemica e il non lavorare con la crioterapia. Cioè il paziente è in grado di mantenere delle traiettorie di movimento che normalmente non è in grado di fare. Per cui questo è un altro grosso vantaggio che io solitamente utilizzo in ambito riabilitativo, ma che molti miei colleghi utilizzano in ambito sportivo, cioè il trattamento prima della seduta di allenamento o prima del lavoro atletico. Quindi ci si prepara alla seduta d'allenamento con qualche minuto di crioterapia sistemica. Due minuti ancora? Sì, quali? Vi faccio vedere come funziona il trattamento. Estremamente semplice, qui entra la nostra modella nella cabina, con un tasto parte il trattamento, che abbiamo cambiato modello perché la modella aveva un po' freddo. La temperatura scende gradualmente, il modello resiste, come vedete. Fine del trattamento. Quindi in questo caso avevamo fatto un trattamento estremamente breve, però il concetto è estremamente semplice, cioè non succede nulla. Questo filmato lo faccio vedere perché molto spesso nei pazienti che non conoscono la metodica c'è molta apprensione, cioè il paziente arriva spaventato, dice lo voglio fare, ma cosa succederà a meno 190 gradi? Che rischi ci sono? Cosa mi potrà succedere? Assolutamente niente, è un elemento naturalissimo il freddo, la macchina e i protocolli che vengono somministrati ai pazienti sono studiati per essere assolutamente sicuri. Sull'efficacia, questo è uno strumento per me fantastico perché fa capire da subito, già dalla prima seduta si percepisce l'efficacia del trattamento, ma già dalla fine della prima seduta è immediato sostanzialmente, per cui è un grande strumento. Grazie, dottoressa, con la metodica del 2018, prego l'auditorio di proporsi come con gli interrogativi più vari.
per capire il più possibile della cosa. Chi vuole intervenire? Prego. Venga qui al microfono. No, è una domanda molto veloce. Sì, comunque facciamo la... Già vengo, io faccio il balletto. Vai, facciamo insieme. Sì, buonasera. Volevo chiedere, tanto per Mauro, ogni mattino, un paese vicino, le controindicazioni della Crio, chi lo può utilizzare, chi non... Allora, controindicazioni, controindicazioni assolute, in realtà non ce ne sono. Però si è scelto, come quasi tutti i trattamenti, di non di evitarlo ai cardiopatici, di evitarlo alle donne in gravidanza e di evitarlo a quelle persone ipertese, okay, che però non hanno corretto l'ipertensione con la cura farmacologica. Quindi il concetto è: prima del trattamento si fa un controllo pressorio, si sottopone al trattamento e lo si rifà subito dopo. Però in realtà, per quanto possa sembrare strano, è un trattamento estremamente sicuro, perché è naturale, cioè non utilizzi mezzi fisici, a differenza di tutte le altre terapie fisiche. Non hai corrente elettrica, non hai laser, non hai ultrasuoni, non hai infrarossi, per cui in realtà è un elemento assolutamente naturale il freddo. L'unico accorgimento è la regolazione dell'altezza della macchina, perché la persona deve stare sempre con la testa fuori dal cilindro e non deve inalare troppo azoto. Questo è l'unico punto. Professor Musario, il contributo dello sfoglio. Io mi rendo conto che il dottor Izzo, essendo laureato in fisioterapia e in fisiatria, non ha la dimensione della controindicazione assoluta del paziente crioglobulinemico, a cui è assolutamente vietato l'uso di qualsiasi effetto perfligerante. Oltre alla crioglobulinemia, ricordo che è assolutamente proibito in caso di malattie autoimmuni. Ecco perché è fondamentale avere un consenso informato. E se mi posso aggregare io, così solo per puntualizzare e migliorare, sì, il nostro dire, e la valutazione medica, sì, seppur aleatoria, tra virgolette, abbastanza generica, abbastanza di base, abbastanza, come vogliamo dire, non è opportuna. Voglio dire, lo shock volemico di cui abbiamo parlato. No, la valutazione medica non è... Non c'è shock volemico. Non c'è shock. No. La valutazione medica è indispensabile. Cioè, perché al di là delle indicazioni, le controindicazioni, cioè non è una lampada solare o qualcosa di estetico, capisci? Per cui stavamo parlando prima con qua fuori. Cioè il concetto è che è il clinico che deve decidere che tipo di trattamento il paziente deve fare, ma non per delirio di onnipotenza, perché queste persone vengono da noi per un motivo, ok? Quindi hanno una necessità, hanno una patologia di variabilità, oppure non ce l'hanno, oppure vengono per motivi estetici, ok? Ma anche chi viene per motivi estetici legge su internet e scopre che è indicata per la lombosciatalgia, ok? Per cui cosa fanno? Prenoto una seduta di crioterapia perché voglio dimagrire e perché ho un po' di lombosciatalgia. No, non funziona così. Cioè, la valutazione medica è indispensabile per avere un'anamnesi, per capire qual è la condizione generale, che poi l'elemento sia naturale, il trattamento sia sicuro, che non ci siano grosse controindicazioni, ok, ma questo non significa che ognuno deve ritenersi libero di poter fare il trattamento senza sapere che cos'è, perché lo fa, capisci? Cioè questo è fondamentale. Siamo noi clinici che dobbiamo che abbiamo l'obbligo di informare il paziente e deve sapere, deve avere
le giuste aspettative, deve capire cosa sta facendo, ma anche solo per capire che tipo di trattamento è. Dopodiché il paziente è sano, non ha nessun problema, non ha nessuna controindicazione, vuole fare il trattamento per motivi estetici. Benissimo, ma io lo devo informare prima, devo spiegargli in cosa consiste il trattamento, cosa sta per fare, perché, ed eventualmente posso anche consigliargli qualcosa di diverso oppure sconsigliargli quel tipo di trattamento se le sue aspettative sono non corrette. Questo è il mio punto di vista, cioè, al di là della metodica, qui questo è quello che succede con tanti altri trattamenti, che può succedere con tanti trattamenti, cioè la valutazione medica è indispensabile proprio per questo motivo. Grazie, è ben condiviso. Volevo sentirmi dire questo ufficialmente da chi per 10 anni convivenzializza con la metodica. Altri interventi? Nessuno? Posso andare oltre? Allora cominciamo il dottor Gadareta, che è anche lui vincolato dalla coincidenza aerea. Grazie, dottor Rizzo. Grazie a voi. Dato questa giornata, diciamo, interessante, e io non sono un esperto, estremamente esperto in crioterapia, però in quest'ultimo periodo, un po' prima che iniziasse il Piero a dirmi di questa cosa, avevo già cominciato a curiosare. E io sono un chirurgo, quindi di conseguenza utilizzo relativamente, o potrei in una prima fase aver pensato di utilizzare in modo relativo questo tipo di terapia, perché prima per mancanza di conoscenza, poi per una forma mentis completamente diversa. Per cui è stato piacevole affrontare questo aspetto da questo punto di vista. Mi sono un po', e poi mi relacerò anche a quello che ha detto il collega, che esternava un po' la difficoltà in ambito ortopedico, in realtà poi ha parlato di traumi distorsivi, ha parlato di edema, ha parlato di lesioni muscolari, quindi è venuto completamente nell'ambito ortopedico a pieno titolo, sebbene poi l'ambito fisiatrico ortopedico sia abbastanza in questi margini molto sovrastabile l'uno con l'altro, però in realtà i campi sono non così definiti. Quindi io vi parlerò di quelle che potrebbero essere le applicazioni della crioterapia nell'ortopedia e nella traumatologia, senza voler tralasciare questo aspetto di cui già aveva accennato il collega. Ho segnalato delle cose sistemiche o generiche, poi parlerò anche dei meccanismi d'azione, dove il collega aveva già in precedenza spiegato molto bene il tutto. Parto da un qualcosa di generico. Il termine artrite è un termine molto arcaico per alcuni aspetti, perché rientra in un insieme di patologie quasi prevalentemente di tipo reumatologico più che ortopedico, che coinvolgono le strutture dell'apparato osteomuscolare, quindi articolazioni, muscoli, legamenti, le ossa, cartilagini, i tendini, ma è un termine così generico che però ci fa capire il quadro infiammatorio di un apparato molto vasto e complesso. Ho notato che l'aspetto immunoreumatologico invece è molto coinvolto in questo tipo di terapia, perché le patologie non autoimmuni, come diceva il professore prima, che sono diverse, ma le malattie che coinvolgono in generale l'aspetto immunologico e reumatologico invece possono avere un gran beneficio da questo tipo di terapia, ed è abbastanza importante. Vedremo poi più in là, perché i primi studi fatti negli anni 80, come parlava prima il collega, sono stati fatti da un medico giapponese che era un reumatologo, per cui studiava in modo diverso, non aveva a disposizione giustamente questa apparecchiatura che era sofisticata, però era il portatore della conoscenza di questo tipo di patologie.
I sintomi sono questi, quindi si vede un pochino male, in generale, i sintomi dell'artrite e dell'infiammazione sono la rigidità, il gonfiore, il rossore delle articolazioni, no? Cosa e dove agisce? No, taglia l'immagine, comunque non so perché taglia l'immagine della diapositiva. L'azione sul trauma, come abbiamo anche visto in precedenza, la possibilità di migliorare il benessere fisico globale anche del paziente, un recupero dell'affaticamento molto rapido, per cui in questo periodo è emerso questo tipo di terapia legata allo sport professionistico, per cui i giocatori di un certo livello che devono attraversare periodi sportivi con con poco tempo per recuperare un'attività e l'altra, usufruiscono di un grande beneficio da questo tipo di patologia, proprio per il recupero dell'affaticamento muscolare, l'acido lattico, per il dolore, per migliorare anche le prestazioni, per uno degli aspetti fondamentali che è quello della vasocostrizione del microcircolo. E questo è quello di cui parlavamo prima, che ha accennato anche il collega, che ha iniziato gli studi negli anni 80 e che è stato uno dei fondatori, lo si ritrova sulla letteratura come uno tra i primi ad aver voluto studiare questo effetto. Addirittura lui pensava in un primo momento di utilizzare la crioterapia anche nelle neoplasie, e in alcuni tipi di neoplasie il concetto c'è, perché lì dove c'è una grossa un'azione endogena, una neoangiogenesi delle masse tumorali, la vasocostrizione potrebbe avere avuto qualcosa per cui il collega si è indirizzato su questo, poi questi studi sono stati ho accennato un attimo alla fisiopatologia dello shock termico, quindi riallacciandomi a quello che il collega aveva detto, mi spiace perché le immagini sono completamente differenti dal sì, perché probabilmente io utilizzando un Mac ha riportato un diverso un quadro diverso, vabbè, non importa. Quindi l'aspetto dello shock termico nasce anche dal meccanismo della vasocostrizione. Il corpo umano ha è formato da circa 2 metri quadri di cute, che è estremamente vascolarizzata e estremamente irrorata, con un contenuto medio di circa 1,5 litri di sangue, per cui l'azione dell'azoto liquido, no, dà una vasocostruzione cutanea importante, che porta a livello ipotalamico, quindi a livello centrale, un determinato messaggio dal punto di vista immunitario. Questo naturalmente reagisce con dei sistemi di difesa, perché lui non capisce, e dà un potenziamento della vasodilatazione a livello corporeo. Il sangue è più ossigenato, quindi si purifica meglio, c'è l'intervento di mediatori chimici che riescono da questo punto di vista a dare un contributo. Questo shock termico non è negativo per il sistema immunitario, anzi dà e riattiva lo stesso, rigenerando sia a livello sistemico che a livello anche mentale, e quindi eliminando la fatica, la contrattura e dando quella sensazione di benessere immediata di cui si parlava prima. Quindi c'è un nesso reale, centrale a questi effetti che vengono visti e vissuti dal paziente. Ovviamente le controindicazioni, che sono state le domande che vengono spontaneamente subito di primo acchito, è quella di non nuocere. In realtà io mi riallaccio sempre al collega che poi ha più esperienza di me in ambito, sicuramente non nuocere è la cosa primordiale, si è visto che questa è fondamentale, perché non c'è in effetti, se trattato bene, se il trattamento è fatto in mani esperte, se è fatto da professionisti, se è fatto in modo accurato, valutando i singoli casi singolarmente, non dà nessun tipo di effetti. Poi i problemi potrebbero essere molteplici se i pazienti hanno dei problemi reali a priori, e quindi una valutazione appropriata del paziente è indispensabile, per cui non è, come diceva
la lampada per fare la terapia UV, cioè è qualcosa di fare, è qualcosa di specifico, di importante. Naturalmente, come si arriva poi ad una a scoprire questa nuova terapia? Lo si è arrivato quando poi sono arrivati i media, il mondo dello sport in questo caso, e quindi questo ha portato ad avere un pochino più di conoscenza da parte di tutti, ci si è interessati un po' tutti, magari medici dello sport insieme ai fisiatri, e poi pian piano si sta allargando questo aspetto, e vedremo che ci sono diversi centri che cominciano ad avere interesse a riguardo, perché si è visto che oltre all'aspetto sportivo, estetico, ma c'è anche quello che potrebbe esserci un grande riscontro dal punto di vista medico. Vedete, qui ci sono anche giocatori, quelli prima erano Bonucci, quelli che erano stati prima nel Milan, queste nazionali italiane di basket, Cavani, insomma c'è anche un qualcosa di pubblicitario che però permette di inquadrare, di mettere una lente di ingrandimento su una terapia che potrebbe avere delle prospettive diverse. Abbiamo scoperto un po' l'acqua calda, anche se potremmo parlare di acqua fredda, perché poi è Ippocrate che già nell'antichità aveva dato i primi cenni, e ancora adesso chi non ha messo una borsa del ghiaccio o una bulle calda sulla pancia al proprio figlio per un mal di pancia? Quindi la temperatura, il freddo, le crioterapie sono antichissime, non abbiamo scoperto nulla di essenziale. Basti pensare che il giornale mondiale delle emergenze parla che di una percentuale dell'80% dei medici che ancora prescrivono, che io sono tra quelli, perché il ghiaccio nel post-traumatico, anche nel chirurgico, lo consiglio in modo appropriato, cautelando e spiegando bene ai pazienti di posizionare la borsa del ghiaccio non a contatto, perché poi dopo si rischiano le ustioni da freddo, quindi è sostanzialmente importante, ma qualcosa di non nuovo. Riparto, riaccenno quello che ha spiegato dell'acuto, quindi traumi muscolari, anche se queste sono patologie ortopediche, e collega. Ora, un qualcosa di più specifico, spero di non annoiare un pochino tutti. I segni classici dell'infiammazione non li ho elencati io, rubor, calo, odore, funzionese, sono bloccati tutti dal freddo, per cui sia dal punto di vista ad esempio del calore del rubor, no? Nel quadro infiammatorio, che è legato alla vasodilatazione e alla vasocostrizione. La vasocostrizione ovviamente riduce drasticamente questo effetto, per cui i risultati eccellenti di cui parlava il collega anche a livello edemigeno, no? E creando una grossa differenza tra la zona interessata e la parte trattata con la sorgente fredda. Di conseguenza la vasocostrizione riduce il rigonfiamento edematoso nella parte interessata. Poi ci sono i fattori endogeni, cioè l'istamina, che dà un'azione che inibisce a livello dei pori dei vasi, no? E questa inibizione permette la fuoriuscita delle proteine, che poi sono quelle che vanno a creare l'edema nella zona colpita, oltre all'eliminazione dei detriti che ci sono. L'azione anche anestetica e analgesica è scaturita a livello sia centrale sia perifericamente, perché naturalmente i recettori dolorifici più periferici subiscono un'inibizione dal freddo immediata, e successivamente oltre alla perdita, diciamo, leggera o superficiale del tatto, si ha quella un pochino più profonda, che avviene con un effetto centrale, per cui l'azione antalgica è duplice, sia periferica che centrale. C'è poi anche un effetto antimetabolico, cioè rallentando l'attività metabolica dei tessuti si ha un minor consumo di ossigeno, e quindi questo dà sostanzialmente rallenta quelle che sono le attività enzimatiche essenziali, permettendo quindi una resistenza maggiore. E l'effetto antalgico generale, questo è quello dato dallo shock termico, anche a livello
globale, diciamo, ha una pertinenza in tutte le in tutte le, gli aspetti, sia quello ortopedico che quello fisiatico, piuttosto che reumatologico, sportivo, sia in fase acuta che in fase cronica. E la riduzione è immediata, in effetti sì, questo è un aspetto proprio fisiopatologico, non è nulla di sconosciuto. E, inoltre si ha la possibilità sia di controllare sia l'ipertermia che genera un calore endogeno con un innalzamento rapido della temperatura e quindi con la possibilità di sottrarre calore a distanti anche più profondi in questo modo. Per cui le iniziazioni diventano molteplici, si passa dalle alterazioni del microcircolo degli arti inferiori all'innalzamento del metabolismo basale, che può aiutare anche la perdita di peso, come si accennava prima, tutto, la riduzione della tensione muscolare, l'aspetto antiedemigeno e l'aspetto postoperatorio, dell'edema postoperatorio, anche una stimolazione ormonale centrale, come avevamo sottolineato in precedenza. Addirittura potrebbe esserci un rilassamento muscolare successivo che potrebbe favorire il sonno. La funziolesa è un effetto antispastico che viene ritardato perché la limitazione del movimento poi progressivamente si manifesta con un rilassamento, quindi in una prima fase di tensione le funzioni lese di un'articolazione, di una struttura possono poi successivamente subire un rilassamento, questo dal punto di vista fisioterapico. Ora, in campo ortopedico ci sono molteplici aspetti sui quali può essere applicato questo tipo di terapia, le infiammazioni delle borse, delle borsite, gli artrosinoviti, tutti i tendiniti che sono molteplici, le lesioni muscolari, le infiammazioni muscolari croniche, acute, degenerative e anche le fibromialgie e anche la spasticità del ripertorio muscolare può essere trattata con questo. Gli effetti li abbiamo visti, sono quello antinfiammatorio, rallentando il metabolismo nell'insieme, quello antiedemigeno, come abbiamo detto prima, uno antalgico vero e proprio, e l'effetto anche miorinosalsante, che direi che nell'ambito ortopedico, fisiatrico, sono quasi tanto, sono quasi tutto, ecco, se si considera l'usura della cartilagine, cioè l'artrosi vera e propria, o perlomeno la non con l'impossibilità di costruire l'aspetto cartilagineo, quello che invece crea il dolore anche nell'artrosi potrebbe essere ben trattato. Perché questa diapositiva? Perché tutto questo a un certo punto, tutto questo aspetto positivo si sposa con un qualcosa di particolare. Questa è una pagina di PubMed, che è un motore di ricerca scientifico internazionale che ha la presenza di crioterapia da 6 pubblicazioni internazionali, il che vuol dire che comunque di scientifico ancora è stato fatto poco. Può essere visto in senso negativo, ma anche in senso positivo. In senso negativo perché uno dice, ma come mai? Sarà vero o non sarà vero? In senso positivo perché vuol dire proviamo a lavorare su questo per cercare magari di trovare una componente e poi una via retta per applicare alle patologie, in questo caso nelle persone anche ortopediche, questo tipo di terapia, che vuol dire che è un mare aperto, disposto a tutti, basta soltanto iniziare. Questo è per farvi vedere che qualcuno si sta muovendo. Questa è una brochure che poi ho trovato anche qui da noi, se non erro, ma io l'ho trovata su internet del Policlinico di Monza, che ha attuato un sistema di crioterapia, cioè per le patologie specifiche. I pazienti vengono valutati e vengono indirizzati in modo corretto all'utilizzo della crioterapia. Quindi qualcuno ci sta vedendo già lungo, e il fatto che anche noi qui nel nostro piccolo ci abbiamo visto è qualcosa in più. Grazie. Gadaletta, anche lui sotto l'incubo della partenza. Prego, dottor Iulo, col microfono.
Mi spiace che il dottore che mi ha preceduto, dottor Barella, non potrà ascoltare tutte le presentazioni perché si collegano, credo, tutte tra di loro questa sera. E volevo sapere, per patologie come tipo telangiectasia e nel trattamento della triosauna, nel ristabilire i capillari e favorire meno le distassi, può essere favorevole? Torniamo al punto di prima. Sicuramente sull'apporto vascolare del microcircolo la terapia ci può essere, così come su quelle forme dermatologiche, presumo degli angiomi piuttosto che delle piccole lesioni. Le posso dare una mano? Come sì, non volentieri, perché io non mi occupo di questo, non sono che questo aspetto, diciamo, l'hanno messo in evidenza. Basta rifarsi un po' alla patogenesi che ha accennato il collega Bima, diceva che ha una fase iniziale di vasocostrizione, segue l'epidemia pure di 2-3 ore su una telangiectasia. Francamente la criosauna no, una crioterapia topica, dermatologica classica avrebbe un senso, magari in passato. Oggi purtroppo, diciamo, le signore eccetera vogliono qualcosa di molto più immediato e rapido, quindi teoricamente sì è la risposta, ma nel 2019 diciamo forse, neanche no, diciamo, proprio ad essere molto sinceri, diciamo, riferito alle telangiectasie. E poi, come tutti gli aspetti, vanno presi singolarmente, no? E valutati caso per caso, a seconda delle specialità andrebbero studiati, valutati e provati a fine di poter avere un discorso un pochino più scientifico a riguardo, però presumibilmente qualcosa si può fare, perché noi utilizziamo qualcosa di antichissimo, di banale, con degli strumenti estremamente sofisticati adesso, per cui non è detto che quello che era la cosa estremamente generalizzata del passato, con questi strumenti non possa dedicarsi in modo più efficace. E bisogna solo indirizzare, secondo me, quella che è l'innovazione, quello che è il nuovo nel singolo caso, e studiando in modo opportuno, perché poi dopo è facile generalizzare, però è ovvio che gli aspetti un po' più generici si vedono in questo termine, e poi queste terapie non vanno mai sostituite. Ecco, mi rilascio a quello che diceva il Piero, non è la panacea questa di tutti i mali o di tutte la soluzione di tutto, questo è soltanto uno strumento estremamente all'avanguardia, presumibilmente, che potrà e sicuramente troverà determinati campi lì dove la risposta sarà più immediata probabilmente rispetto ad altre terapie. Grazie. Comunque, se il quesito specifico è depistassi, specie depistassi recidiva, la risposta è no, perché la K sta fuori. Sì, io ringrazio il dottore di cui recupero genericamente sul piano culturale la considerazione ultima, cioè quello di non lasciarsi scappare l'occasione, credo che per questo sia il succo delle ultime battute, non lasciarsi scappare l'occasione per la medicina di appropriarsi di questa metodica, certo, o per bocciarla, punto, oppure molto più probabilmente per abbracciarla, andandone a documentare i benefici, andando a standardizzarne l'utilizzo, eccetera eccetera, come con studi di epidemiologia, con studi controllati e soprattutto con studi che coinvolgano sinergicamente competenze diverse. Credo che non basti solo l'ortopedico, non basti solo il neurologo, eccetera, ma bisogna fare dei team di 3-4 studiosi che si mettono intorno, chi a Lecce, chi a Milano, chi dove sia, per capirne di più. Certo. Grazie. Allora, adesso torniamo secondo la scaletta iniziale e diamo la parola al professor Musasio Somma.
cosa ti devo spendere io? Devo dire che quando, perché ho conosciuto il professor Musaio, non mi ricordo più. So soltanto che è accaduto circa 40 anni fa e si sarà distinto come chirurgo plastico nell'ambito della, come chirurgo plastico, come universitario nel mondo dell'università, come persona di punta, come ariete. Per chi abbia conosciuto l'università di Bari, io incontro il professor Musaio negli scantinati, nei seminterrati del professor Pizzalis, di cui ecco poi lui, che è una miniera di risorse, ecco, ci ha portato un lavoro congiunto. L'ho conosciuto all'epoca, poi abbiamo sviluppato dei rapporti anche professionali come chirurgo plastico, sinché in epoca comunque già ormai remota, io non sono molto più giovane di lui, o qualche mese meno, apprendo della sua costruzione di una scuola di storia di medicina nell'Università di Bari. E dall'Università di Bari parte per chissà quali lidi, non mi ha fatto sapere più niente, sino a essere il presidente eletto della Società Internazionale di Storia della Medicina. Quindi quale occasione più ghiotta per invitarlo, per averlo qui, per approfittare e della sua oratoria, delle sue risorse personologiche e del suo ruolo assolutamente unico. Prego, siamo qui tutto orecchi. Devo dire che l'amicizia fa velo a tutte le cose belle che ha detto l'amico e collega Piero Achille, perché in realtà io non parto, arrivo da una terra fredda. Ieri mi hanno appena conferito la Università di Riga. Riga è la capitale, come sapete, della Latvia, in italiano Lettonia, del premio Paul Strades per la ricerca e lo sviluppo della disciplina della chirurgia plastica e nell'ambito della storia della medicina. Sono l'unico italiano ad averlo ricevuto, dopo che mi sono autoincensato, solo perché vengo dal freddo, riprendo l'argomento del freddo. Quando si tratta un medium fisico nella terapia, bisogna conoscerne i rudimenti. Molto semplicisticamente potremmo dire che bisogna conoscere la storia applicativa. La progressione. Si capisce. Grazie. La criobiologia analizza il funzionamento del bios, degli organismi viventi. Sembra strano che dobbiamo parlare di criobiologia partendo da un filosofo, Cartesio narra che mette un pollo appena ammazzato sul davanzale della sua finestra, il clima gelido glielo rende ben preservato, il giorno dopo ancora commestibile, e non aveva nessun frigorifero a disposizione tranne quello di madre natura. È ovvio che sin dai tempi di Ippocrate la osservazione dell'ambiente naturale favoriva questo tipo di studio della crioconservazione. E poi la crioconservazione diventa, se applicata in un campo biomedico, criochirurgia, crioterapia in senso lato, o come nel caso di specie di cui ci occupiamo oggi, è preferibile esprimersi in termini di criostimolazione, perché dire subito crioterapia significa anche preoccuparsi eccessivamente poi di affrontare gli aspetti medico-legali. Ecco perché prima la mia domanda sulla necessità del consenso informato quando si parla di crioterapia. Ma ancora, una delle prime strutture biologiche
erano conservate col freddo, erano i liquidi staminali, noi più semplicemente li chiamiamo liquidi staminali. E chi era stato a occuparsi di questo aspetto? Se questo andasse solo più rapidamente, io riuscirei anche a illustrare quel piccolo lavoro, pamphlet che ho portato oggi per rendere omaggio a questa iniziativa della Domus Medica del 1988, quando dall'Università di Bari facemmo partire il programma di formazione dei biologi abilitati alla conservazione degli organi da trapianto. Questo fu un programma regionale per l'epoca di grande proiezione scientifica. Stavo dicendo, la conservazione del liquido staminale, gli spermatozoi, gli ovociti, era noto già, soprattutto gli spermatozoi, era noto già dal 600 e dal 700, mentre l'azoto lipido, che è un gas molto comune, quando è ridotto allo stato liquido è esattamente il medium con cui conservare alcuni tessuti. In particolare, come chirurgo plastico, la criobanca della pelle fu da me realizzata nell'Università di Bari da un punto di vista iniziale già nel 1975, sull'esempio dell'esperienza che avevo maturato a Londra, dove le criobanche, cioè le banche di conservazione di strisce di pelle, queste sono strisce di pelle imbustate, avveniva proprio grazie alle bassissime temperature, ancora utili per trattare gli ustionati. Oltre alle linee cellulari staminali e il liquido staminale, possiamo anche conservare, grazie al freddo, gli organi destinati ai trapianti. Voi sapete che oggi in Puglia si fanno trapianti di cuore, di fegato, di rene, e la cosa sorprendente è che i trapianti sono cominciati da quando, per la prima volta, ci si rese conto che potevano essere conservati nella loro vitalità singole strutture cellulari oppure complessi di tessuti biologici o addirittura organi in toto. Chi è stato colui che ha fatto o ha favorito lo sviluppo dei trapianti d'organo? È sorprendente a dirsi, ma proprio quest'anno, nel 2019, ricorre il centenario della nascita dell'uomo, che tra l'altro era un chirurgo plastico, che ha favorito il primo trapianto di rene tra gemelli omozigoti nel 1954. Joseph Murray, che ha sposato una pugliese, sposò a suo tempo una pugliese, Mary De Pasquale. Quindi noi abbiamo seminato comunque nel mondo iniziative che hanno visto in qualche modo la compartecipazione culturale italiana, ma non ce ne rendiamo più conto. E oggi noi siamo sicuramente in Europa abbastanza competitivi dal punto di vista dei trapianti d'organo, ma non dal punto di vista della donazione d'organo. C'è bisogno di fare ancora un grosso sforzo culturale perché i nostri organi assolutamente inutili dopo la nostra morte siano invece utili ad altri, e le competenze cliniche ci sono ovviamente anche in Puglia per sviluppare. Come si conserva un organo col freddo? L'ipotermia di conservazione dell'organo, che viene prelevato magari per un incidente stradale a Milano e trasferito a Lecce o a Bari o a Foggia per effettuare il trapianto, viene conservato o in ipotermia statica, cioè semplicemente un contenitore che mantenga però un freddo omogeneo, oppure oggi in crioconservazione dinamica, utilizzando cioè un meccanismo per cui insieme a dei criostabilizzatori come il glicerolo ci sia una perfusione dell'organo che lo mantenga vitale nelle sue funzioni fino a che entro 6 ore, 12 ore massimo a seconda dell'organo si vada a effettuare il trapianto. Quindi, come capite, la criobiologia è veramente il pilastro e le conoscenze che sono utili anche nel caso della criostimolazione di cui ci stiamo occupando oggi e che vede all'avanguardia la Domus Medica nella sua proposta.
Questo signore in alto a sinistra vi dice qualcosa? È Galileo Galilei, ovviamente. Che c'entra un astronomo col freddo? Che cos'è il freddo? Il freddo è un passaggio di energia, è una perdita di energia. Se un corpo è caldo e perde energia, diventa freddo. Galileo Galilei realizza il termoscopio in cui guardava il livello dell'acqua come variava nel tubicino capillare, perché la bolla di base era immersa in un contenitore che, se si riscaldava, faceva variare il livello dell'acqua in un senso, se si raffreddava faceva variare il livello dell'acqua nel tubicino sovrastante in un altro senso. Aveva realizzato ante litteram il termometro, o meglio il termoscopio, che il Santorio avrebbe invece sviluppato quasi contemporaneamente, perché erano coetanei. Santorio, vi lo ricordate, probabilmente era colui che aveva cominciato addirittura a pesare l'organismo umano prima e dopo aver mangiato, prima e dopo le funzioni fisiologiche, perché così incominciava a capire quali fossero le variabili che interferivano con il bios in relazione alla nutrizione. Lazzaro Spallanzani era il medico italiano che aveva addirittura dimostrato come, conservando gli spermatozoi di rana al freddo, fossero ancora vitali e capaci di favorire la procreazione anche a distanza di giorni. Uno dei suoi esperimenti più noti è che lui metteva delle braghette di seta alle rane e faceva sì che gli spermatozoi fossero raccolti e messi in acqua fredda, conservati, e poi li faceva semplicemente, se diffondeva lì dove c'erano le rane donna, le rane femmina, non scherzo, scusa, non donna, le rane femmina, per vedere se procreassero. E così gli dimostra che si può conservare il liquido seminale. In realtà il grande chimico che ha favorito lo studio e l'interpretazione corretta del freddo fu il Robert Boyle, inglese, che riesce a identificare la relazione inversa tra pressione e volume. Io sono in grado oggi di portare un gas sotto pressione a volumi piccoli per trasferirlo. Ne discutiamo tutti oggi quando parliamo di TAP, è esattamente quello il concetto. Io comprimo, il volume si riduce, poi lo riespando il gas. Bene, questo è esattamente come si può ottenere che i contenitori, nello specifico di azoto liquido, possano contenere a una determinata pressione, possano contenere quel liquido che poi è utile per le funzioni che ci proponiamo anche con questo tipo di cridostimolazione. La percezione termica è un dato soggettivo, c'è chi sta bene anche a passeggiare in slip sulla neve e c'è chi invece soffre terribilmente. Proprio perché è soggettivo, è utile avere un termometro, cioè un misuratore che ci dia il valore oggettivo. Chi ha contribuito a definire questo percorso e a comprendere sono personaggi come Celsio, uno svedese, che trova nello sviluppo che lui fece, ecco perché noi utilizziamo in Italia la scala di Celsius per graduare il termometro, mentre nei paesi anglosassoni, soprattutto negli Stati Uniti, si usa il Fahrenheit come unità di misura, non vuol dire altro che una scala differenziale che prende come valore zero punti diversi. Ma chi ha permesso di capire e comprendere qual è la temperatura minima a cui si può arrivare fu Lord Kelvin, inglese, che riuscì a stabilire al di là dei 243 gradi Celsius sotto zero il valore dello zero assoluto. Questo personaggio invece, che è un serbo croato, Jan Jaja, perché lavorò anche in Francia, è misconosciuto, ma in realtà si deve a lui lo studio di base di tutte le criostimolazioni. Un grosso lavoro di ricerca che è stato fatto nella prima metà del secolo scorso. E qui un omaggio al nostro padrone di casa, che non sa che il Parkinson era trattato con la crioterapia. Una sonda
arrivava in una posizione che fosse utile, lasciando perfrigerare all'interno del tubicino, nel cervello, l'azoto che espandendosi raffreddava il tubicino a contatto, e fu un grande successo il trattamento del morbo di Parkinson. Ma poiché questo successo fu raggiunto all'inizio degli anni 60, subito dopo ci fu la sintesi dell'allelodopa, che fu il cardine del trattamento farmaceutico del morbo di Parkinson. Si capì che raffreddare i tessuti, così come avevamo visto in tutte le guerre dell'umanità, per cui se un altro restava sotto ghiaccio per ore, si aveva una necrosi, cioè una morte dell'intero arto, della parte di arto esposta al freddo, si poteva ammazzare anche il tumore, oppure i tumori del fegato o i tumori della prostata. Ecco il termine di criochirurgia che è appropriato in quel tipo di trattamenti. Naturalmente oggi nel Parkinson non si usa più la criochirurgia, ma si usa in alcune altre patologie, come appunto quella della prostata e in alcuni tumori del fegato. Vi faccio vedere una foto storica, perché riguarda il primo caso di questa è una cisti mucosa del labbro inferiore, una patologia benigna, trattata con la criochirurgia dell'Università di Bari nel 1973. Ecco il freddo applicato in questo caso con il protossido d'azoto. Ecco il semplice risultato. Ma perché si determina? Per rottura delle cellule cristallizzate, dell'acqua intracellulare cristallizzata, la lesione viene rimossa e il successo finale lo si vede quando l'escara cade, l'escara è la parte morta dei tessuti così colpiti dal freddo, e quindi si ha la guarigione. Veniamo all'argomento di cui stiamo discutendo stasera. Esprimersi in modo corretto aiuta a capirsi meglio. Si tratta quindi non di criochirurgia, non di crioterapia, ma di criostimolazione corporea completa, che in inglese si dice whole body cryotherapy. La confusione è quando in italiano si usa lo stesso termine inglese. Che cosa si ottiene se io metto un individuo in una camera, non in una cabina o in una sauna, perché il concetto è fuorviante? Questa è una camera. In questo caso il soggetto è completamente isolato dall'ambiente esterno. In una criocamera abbiamo bisogno di contenitori di azoto liquido molto importanti, con una pressione più alta di quello che si ha invece in una criocabina. Guardate l'effetto termico: se io metto il paziente in una criocamera, ho il total body reale di stimolazione col freddo. Se io invece inserisco il paziente in una criocabina, come vedete, la testa e il collo restano, e una parte degli arti superiori restano, al di fuori del flusso di ventilazione del vapore di azoto liquido. Quindi il vapore di azoto liquido è sicuramente positivo nel caso di criocabina, perché è in grado di stimolare quei distretti dell'organismo che specialmente negli atleti sono sottoposti a un abuso, a una usura, a una iperstimolazione in fase immediatamente post-agonistica. Ecco perché qui stasera mi sarei aspettato di trovare non tanto i calciatori della squadra calcio Bari che sta in Serie D, ma quelli della squadra del Lecce. Hey. No? Perché in che serie sta? Serie B. E per Bacco! È quello il target! Chi meglio di loro può avere il vantaggio? Nel recupero immediato post partita, nella preparazione, negli allenamenti. Perché se noi abbiamo un obiettivo, e in questo è stata leader la Domus Medica, cioè dare una risposta a delle esigenze che addirittura sono ignorate nel tessuto sociale,
lo si deve fare con un'ottica mirata, a mio parere, che non può prevedere altro che il target prioritario. Ecco perché tutte le associazioni sportive sono state invitate. Sì, grazie. Abbiamo il medico del Lecce Calcio, l'ho invitato io, però ce l'abbiamo. Quindi è una porta che siamo riusciti a... Questa è la risposta che volevo, ma siccome nessuno me l'ha presentata... è un ragazzo timido, però... Non fa niente, viene a scuola nostra e vedrà che perde la timidezza. L'hai sposato? Peccato, che gli facciamo trovare pure voglio. Non è questo il punto è capire che l'obiettivo prioritario è fare del bene alla nostra gente. E se io devo recuperare la persona che per esempio è costretta per motivi di attività di studio a lavorare 8 ore al giorno in una posizione obbligata, e non pensate subito al metalmeccanico, pensate per esempio al professionista di uno strumento musicale, a un concertista, al maestro di piano che è costretto a posizioni coatte. Lui sì riceve stimolazioni positive da un flusso ventilato di vapori di azoto liquido che non raggiungono la temperatura, non fanno raggiungere al corpo la temperatura di meno 140 gradi, che è la temperatura dell'azoto liquido quando esce dall'ugello del criocontenitore. Perché dovete sapere che se la ventilazione non ha almeno una velocità di 2 metri al secondo, io creo problemi al paziente, alla persona che è sotto trattamento, perché non deve ristagnare il flusso laminare, non lineare, laminare di vapore di azoto liquido, ma deve avere una certa precisa velocità. Ecco perché è importante essere scrupolosi quando si tratta comunque di salute della persona, salute in particolare delle persone che hanno una necessità non voluttuaria, bensì di prestazione fisica. In fondo non stiamo trattando una malattia, stiamo favorendo un recupero psicofisico, e dico psico perché tutti voi sapete benissimo il benessere che traggono, per esempio, diceva in un romanzo Salinger, dove vanno, il famoso romanzo, dove vanno le anatre della ghetto di Central Park a New York d'inverno? Sempre sulla neve scivolano, oppure si vanno ad internare. Dove vanno i russi a fare i bagni? Sulla Volga ghiacciata, sul Volga ghiacciato. Ma il tipo di bagno che fanno non è sotto zero. Il ghiaccio è sotto zero, loro si calano e stanno via un minuto. Queste sedute non possono superare i 3 minuti, è già massimale quell'insulto. E vediamo adesso cosa è veramente controindicato nella criostimolazione con vapori di azoto liquido. Se non si tengono presenti questi aspetti, si fa del male, o si rischia di fare del male a dei soggetti che non devono essere necessariamente pazienti. E mi riferisco in particolare alle controindicazioni assolute: soggetti con orticaria da freddo, soggetti affetti da malattie autoimmuni, da mieloma multiplo, crioglobulinemia, sotto immunoterapia e in gravidanza. Ecco perché è indispensabile il consenso motivato e informato da parte del paziente e il medico che assiste la struttura che ha a disposizione la criostimolazione. Ovviamente queste cose non compete a me dirlo o ricordarlo, perché il rischio sulla pelle, che è quella immediatamente a contatto con i vapori di azoto liquido, e nel caso di lesioni circolatorie esplicite, lesioni tumorali, specie quelle pigmentate, e nel caso di ulcere diabetiche per ovvi motivi già esiste una vasocostrizione, nel morbo di Raynaud e in altri casi come psoriasi, pioderma ganglionoso. Ma queste sono cose che ovviamente uno specialista sa bene informare, ma chi utilizza la criocabina deve sapere quali rischi comporta. E adesso fatemi fare un omaggio personale: non ci eravamo messi d'accordo con la signora Caterina, perché? Perché io vengo ieri da questo premio in Lettonia, la signora viene dalla Bielorussia
E che omaggio posso fare se non un omaggio con una citazione sulla criostimolazione attraverso un autore famoso come Sergei Turgenev, Ivan Turgenev? Voi sapete che Dostoevsky è molto noto in Italia, Tolstoi ancora di più, Turgenev era il minore dei tre, ma grande scrittore. In un suo racconto, I racconti del cacciatore, c'è una breve novella, si titola La reliquia umana. Ebbene, la reliquia umana sembrava un morto vivente, lui dice che per farmi riprendere vita mi immersero nel ghiaccio. Ecco, il mio suggerimento è che la criostimolazione serva di dare vita a chi propone e innova e spesso trova intorno a sé il deserto. Grazie. Insomma, mi pare che la presentazione del retroso mosaico che ho fatto prima sia stata adeguata rispetto a quello che poi ci ha fatto sentire. Veramente grazie e speriamo di avervi spesso con noi. Una notazione che politicamente è poco corretta. Vogliate, ciao, salute Vogliate, ciao. Politicamente è poco corretta. E chi segua la stampa locale sa di quanto si stia litigando per avere l'università, la facoltà di medicina dell'Università di Lecce. Ecco, io sono uscito con una mia esternazione e ho parlato di invasati, ho definito invasati coloro i quali così pensino, soprattutto oggi. E ho caratterizzato la figura del docente universitario come una persona che sia egli stesso testimonianza di un sapere alto che inevitabilmente si costruisce nel corso di una vita. Ecco, al fenomeno mosaico ci ha dimostrato questo. E non perché mi abbia corretto su Niemeyer, ma è ora che lui ha dimostrato nella sua completezza che cosa significa essere un superiore superiore gerarchico anche, ma perché prima un superiore per sapere. Grazie e spero che voi condividiate questa mia considerazione. Andiamo oltre quindi con le relazioni successive programmate. Buongiorno Garofalo, abbiamo detto un quarto d'ora per ciascuno, un piccolo debordo se necessario, ma l'importante è che per le 8:15 chiudiamo e per lasciare spazio poi alla più ampia discussione. Spero. Velocissimo. Intanto, buonasera a tutti, in particolare ringraziamento allo staff della Domus Medica per il cortese invito. L'argomento che mi è stato affidato è il seguente: criosauna, possibili impieghi in dermatologia. Farò una piccolissima introduzione, veramente breve, anche perché vi renderete conto che il taglio che darò è molto pratico e mi fa piacere che uno dei miei prof, non se lo so, non lo ricordo all'epoca, il Bizzari, se eccetera eccetera, con quel famoso libricino rosso, lui sa che cosa ha avuto, eccetera, e quindi facciamo omaggio anche a lui. Ma allora, il libro rosso di Mozzi e tu che parla di un testo allora dalle epoche antiche i nostri antenati hanno sempre utilizzato il freddo come un'arma terapeutica, non a caso si parla di crioterapia. Ippocrate, se vogliamo, è stato uno dei primi a prenderla in considerazione, infatti prescriveva per la terapia del dolore e dell'infiammazione articolare dei bagni di ghiaccio, come hanno già detto Plinio precedeva. Se vedete le date vi renderete conto l'epoca antica. Farò un breve cenno patogenetico su tutto quanto questo discorso. In parole povere, che funzione ha sulla pelle e di conseguenza sugli altri organi correlati il freddo della criosauna o comunque quando si utilizza la crioterapia? Ricordiamo che Dio etimologicamente dal greco freddo, quindi intanto è un agente fisico, contrariamente a quanto è stato detto all'inizio, nello specifico è un agente fisico artificiale.
abbia una stimolazione, un'azione anche sui recettori della pelle, quelli del cervello, abbia una comparsa di impulsi nervosi, quali viaggiano e arrivano a livello dell'encefalo. E vedremo poi in una slide successiva che uno degli effetti poi delle risposte sarà anche una riduzione della soglia del dolore. Allora, sul circolo, sul quale abbiamo già accennato, abbiamo una vasocostrizione iniziale, un'iperemia che dura da tra una e tre ore e c'è in definitiva un'aumentata produzione di calore. È migliorata la nutrizione di cute, della cute della pelle, se vogliamo migliora anche il colorito, l'incarnato, eccetera, eccetera. Vengono interessati da questa vasodilatazione di organi interni, cuore e i grossi vasi, è migliorato anche il deflusso venoso. Che cosa accade a livello del sistema nervoso? Intanto abbiamo una stimolazione delle cellule nervose, abbiamo un'aumentata produzione di beta endorfine e di adrenalina, su quest'ultima sostanza non mi soffermo per ovvi motivi. Si attenua il dolore, diminuisce la sensazione di fame. Perché diminuisce la soglia del dolore? Abbiamo il ruolo delle endorfine, che le possiamo considerare come degli antinfiammatori interni. E poi abbiamo delle altre manifestazioni sulle quali sorruolo, una breve nota invece sul sistema immunitario. Non dimentichiamo che cellule del sistema immunitario le troviamo già a livello cutaneo e queste cellule sono messe in moto proprio dalle endorfine. Abbiamo un'aumentata produzione di anticorpi protettivi, complessivamente abbiamo un'azione antinfiammatoria. Diciamo, questo è il razionale per cui si utilizza tutta questa terapia. Allora, prima di passare su altre slide, vorrei fare questa breve precisazione. Nel mondo occidentale, nel momento in cui noi abbiamo una macchina nuova, un trattamento nuovo che ci dà la possibilità di fare un trattamento terapeutico, dobbiamo seguire questi step. Dobbiamo avere intanto l'ausilio della letteratura scientifica internazionale, tener conto di chi scrive, soprattutto su dove scrive, e questo ce lo dice Impact Factor. Attualmente si parla pure di esperienza della metodica nella vita reale, a prescindere persino dalla letteratura, non mi chiedete perché, altrimenti la relazione dura molto. Dopodiché una nuova arma terapeutica viene di solito confrontata con altre armi simili. Si tiene conto di linee guida e si vede se sono validate, soprattutto da chi, se sono società scientifiche più o meno serie. Dopodiché il trattamento si deve vedere se è personalizzabile, non è personalizzabile, eccetera, eccetera. E come diceva il professore prima, bisogna tener conto soprattutto delle ripercussioni medico-legali. E in definitiva, chi fa la crioterapia è una figura medica, una figura paramedica che utilizza il trattamento, questo perché si configurano dei criteri poi di responsabilità che di questi tempi sono parecchio pregnanti. Infatti abbiamo tantissimi contenziosi che vanno presi in considerazione e un conto è chi ha la macchina nel proprio studio privato, un conto se la macchina sta in un centro medico, un conto è se la macchina sta in un centro estetico. Velocemente, la crioterapia è quella che utilizzano i dermatologi e la saltiamo, andiamo alla criosauna che è un po' l'oggetto del nostro discutere. È una crioterapia sistemica a differenza di quella che utilizzano i dermatologi, che diciamo che quell'altra appunto è un trattamento topico spesso utilizzato per le patologie di neoformazioni di varia natura. Vengono utilizzati i vapori di azoto con l'ausilio di una particolare cabina, la criocamera, se vogliamo la possiamo paragonare a una sorta di lettino affronzato però posto in verticale. A differenza del precedente, il paziente sta in piedi e ovviamente con la parte superiore del tronco all'aperto per evitare problemi legati alla claustrofobia ed altri. Un breve cenno a questo interesse per la criosauna. Intanto è una metodica inventata alla fine degli anni 70 dal dottor Toshima Yamuchi per il trattamento dell'artrite reumatoide e qui io metterei un punto fermo, cioè questa metodica nasce per l'artrite, dopodiché viene utilizzata nell'USA e nell'Europa dell'Est, in modo particolare in Polonia ed in Ungheria. La Polonia addirittura decide con il suo sistema sanitario nazionale che appunto dovrebbe passare ai cittadini e rimborsarlo. Ben presto la criosauna viene utilizzata da sportivi calciatori in modo particolare, se non anche il fatto che Ronaldo ne abbia una personale,
dopodiché incomincia a far capolino sulla scena mediatica, in seguito a, se vogliamo dire, all'audio, alle confessioni di star dello spettacolo, tipo la Jessica Alba, la Bullock e via discorrendo, infine anche Daniel Craig, il maschietto rappresentato in alto, che cosa fanno in definitiva? Utilizzano una metodica medica sportiva in ambito estetico, e qua incomincia una serie di discorsi. Come già vi hanno mostrato questa diapositiva, in letteratura scientifica abbiamo l'unico forse lavoro di questo Yamauchi, che è datato, è del 77. Se notate gli altri lavori, si cercava di capire se si potesse utilizzare in altri contesti polmonare e cardiologico, quindi tolto le artrite reumatoide, e questi primi tentativi, da un punto di vista scientifico, non c'è null'altro. Qualcuno ha mostrato una brochure di Monza prima. Allora, come dicevamo, non abbiamo riferimenti in ambito dermatologico, non ho trovato da nessuna parte la foto di Toshima Yamauchi né del suo centro nell'isola di Kyushu. In Italia che cosa sta accadendo? Diversi centri si stanno dotando di questa macchina. Vediamo a Monza chi se ne occupa. Una cosmetologa, una Cinta Polazas. Se andiamo a vedere in letteratura, tutto sommato anche lei non pubblica una riga. Che cosa voglio dire? Non stiamo smontando la metodica, stiamo dicendo che questa metodica in realtà si sta utilizzando off-label. Che significa? Ho una metodica, cioè sotto forma di un macchinario, ho un farmaco off-label, diciamo sono dei farmaci che vengono impiegati nella pratica clinica per il trattamento di patologie e disturbi che non sono previsti, diciamo, nel foglietto tra virgolette illustrativo o comunque nel foglietto autorizzato dal Ministero della Salute, nel quale si spiega agli operatori sanitari come utilizzarlo in maniera sicura ed efficace. Quindi i farmaci off-label sono registrati e approvati, ma per indicazioni terapeutiche diverse rispetto a quelle per cui vengono di solito utilizzati. Quindi si può fare un utilizzo off-label con farmaci o macchinari. Se ci riferiamo a farmaci, si tratta appunto di principi attivi largamente impiegati già da tempo e soprattutto per i quali ci siano delle evidenze scientifiche che perlomeno in un contesto funzionano. Dopodiché, se c'è un razionale perché si possa utilizzare anche in altri contesti, a quel punto li utilizziamo. Però si pide la responsabilità il medico e, se vogliamo, in un certo senso il paziente ha firmato il consenso dove dice ok, ho capito di questa metodica. Quali sono le conseguenze? Quindi, se riportiamo il discorso che usiamo in ambito dermatologico, è che stiamo facendo un trattamento flabbe che ha delle ripercussioni medico-legali. E poi vorrei sottolineare una cosa, quindi ci vorrebbe intanto un consenso rilasciato all'inizio, dove si dice ok, io non soffro di questo e di quello, mi sottopongo. Nel momento in cui lo vado a consigliare io come specialista o altri, in teoria sarebbe necessario un ulteriore consenso. Cioè, oltre a quello per entrare in cabina, nel quale il paziente dice ok, sono consapevole che il trattamento che sto facendo è off-label e che a questo non mi garantisce alcun risultato terapeutico e che sollevo il medico da qualsiasi responsabilità. Non vi sembrasse banale, perché io utilizzo anche macchinari di altra natura, alla fine poi della fiera il paziente usa delle solite frasi: lei mi dà la garanzia che, oppure io pensavo di aver avuto, diciamo, altri tipi di risultati. Cioè, in definitiva, se non si firma un foglio del genere, noi non riusciamo a capire in fondo quelle che sono le aspettative del paziente. Allora, tema della relazione: si può utilizzare la cleosana in dermatologia? In teoria potremmo dire, visto il meccanismo d'azione, in tutte le patologie di natura infiammatoria. Dovrebbe essere a diagnosi certa, cioè fatta da uno specialista. E qui c'è la postilla pure, in casi selezionati. Abbiamo segnalato la psoriasi e la dermatite atopica, perché sono due malattie infiammatorie piuttosto gravi e che hanno un aspetto, diciamo, un decorso cronico recidivante. Però qua subentrano dei problemi. Intanto non esiste la psoriasi, ma esistono le psoriasi, ne abbiamo diverse varianti cliniche, quindi intanto dobbiamo essere certi che sia una psoriasi. Poi c'è un altro problema: a chi dovremmo consigliare la cleosana? A chi c'è una forma più grave? Già il prof, diciamo, da certi punti di vista la sconsigliava, però il problema non è neanche quello. Il problema è un altro, che le forme più aggressive di queste malattie infiammatorie, paradossalmente, sono quelle che si complicano con delle malattie concomitanti, che nel gergo si chiamano comorbidità,
E se andiamo a considerare queste comorbidità e ci leggiamo il consenso che uno firma con dentro in cabina, spesso sono delle controindicazioni assolute per eseguire una criosauna in quel determinato paziente. Andiamo a vedere in cosmetologia. Che cos'è la cosmetologia? Una disciplina che studia la cosmesi, cosmesi etimologicamente significa ornamento, ordine, adornare, eccetera. E nell'accezione più ampia indica trattamenti e tecniche di natura chimica, biochimica, fisica o chirurgica. Se vogliamo, in quello chirurgico rientrano tutti i vari macchinari che vanno un po' di moda attualmente e che vengono utilizzati in alcune del corpo. Quindi i termini di cosmesi e cosmetologia vengono usati oggi come sinonimi. Che cos'è un cosmetico? Oppure una macchina che ha un effetto ad azione cosmetologica, tra virgolette? I cosmetici, secondo la legge italiana, sono dei prodotti che non hanno e non possono vantare attività terapeutica. Però per un discorso di competenza e di onestà intellettuale dobbiamo dire che alcuni di essi sono dotati, oltre di attività cosmetica, anche di una blanda attività farmacologica. Uno per tutti, l'acido glicicletico estratto dalla liquirizia e via discorrendo. Che cosa, quali sono le indicazioni in cosmetologia? Cioè, perché diciamo, si è pensato di utilizzarle in cosmetologia? Intanto queste indicazioni sono balzate all'attenzione del grande pubblico grazie ai personaggi del mondo dello spettacolo. E noi in definitiva ci stiamo attenendo semplicemente a quello che portano poi i calchi femminili. Poi se facciamo ricerca a livello mondiale, troviamo semplicemente dei siti che si autopromuovono, sono autoreferenziali, molti di essi sono esteri, di nuovo non si accenna a studi clinici né quanti pazienti sono stati trattati, non ritroviamo nulla di nulla nella letteratura scientifica. In ogni caso, che razionale ci potrebbe stare nel ringiovanimento del corpo, visto tutte quelle azioni che vi ho detto, del sangue, eccetera, eccetera, nella prevenzione dell'invecchiamento, perché vengono rallentati i processi metabolici, e nella cellulite. Qui di nuovo si affronta un capitolo scontato. Intanto di nuovo non esiste la cellulite, ma esistono le celluliti, che significa che ognuna di esse riconosce una patogenesi ben precisa, quindi anche qui andrebbe inquadrata bene la paziente prima di usare un trattamento uguale per tutti. Detto in un'altra salsa, se noi andiamo a mettere somatoline, o meglio le somatoline, su tutte le donne che hanno cellulite, su una va bene, su altre no. E la stessa cosa dovrebbe essere qui. Qua abbiamo indicato tutte le controindicazioni assolute, cioè in definitiva chi non dovrebbe fare la creosana, se vedete patologie vascolari, la reno, eccetera, eccetera. Poi abbiamo quelle relative, la claustrofobia. Vorrei sottolineare pure il numero delle sessioni, cioè il medico dovrebbe dire grossolanamente, lei dovrebbe fare il numero tot di sessioni e avere una sorta di registro dove le segna, perché poi potrebbe dire la paziente sì, ma in effetti avevo capito che ne dovevo fare di meno. Oppure una mancanza di motivazione, comunque poche altre diapositive ho finito. Con delle dichiarazioni relative abbiamo anche i tumori che sono stati citati prima. Quindi non è vero sì che c'è la vasocostrizione, però poi abbiamo la vasodilatazione, paradossalmente un tumore lo andiamo ad alimentare proprio. C'è il discorso di ipertensione arteriosa, se ha una certa entità il paziente non si dovrebbe sottoporre. Allora, e per concludere, quando si segue una criosauna, e la domanda non è peregrina, si dovrebbe tener conto di controindicazioni assolute relative, delle implicazioni medico-legali, tener conto che la metodica è stata messa a punto sì da un medico, che viene impiegata di solito in centri medici convenzionati, abbiamo nominato quello di Monza, c'è quello di Bologna, in Polonia, e mi pare che adesso l'Abruzzo stia partendo. E di questi casi noti di solito è gestita da medici. Se invece la criocabina è presente in un centro di medico estetico, c'è un altro problema, e abbiamo finito due slide. In Italia il responsabile dal centro di medici estetici di solito è sempre un medico specialista che viene retribuito per svolgere questa funzione, cioè equivale un po' al direttore sanitario dei centri medici pubblici. Su siti esteri che si autopromuovono si parlano genericamente di un crioterapista. Conclusione. Quindi, in dermatologia la criosana rappresenta una metodica complementare a trattamenti dermatologici classici convenzionali. Come abbiamo detto, in casi selezionati e laddove la utilizziamo dobbiamo mettere in evidenza che la metodica è flabbergastica,
Il fatto che non ci sia letteratura più che un limite addirittura potrebbe, visto in un'altra prospettiva e soprattutto con le dovute cautele e mani esperte, a rappresentare una sorta di opportunità e una sfida per studiare magari ulteriori possibili armi terapeutiche che ci sono sfuggite sino a questo momento. In ambito cosmetologico, data la legislatura che esiste attualmente in Italia e soprattutto il numero di contenziosi medico-legali, si consiglia a volare eventualmente pazienti che abbiano i requisiti e che soprattutto non abbiano già risposto a terapie consolidate, discorso sul consenso che abbiamo visto, e questa dovrebbe essere la penultima. Quindi, date le basse temperature che si raggiungono, meno 196 gradi seppure per tempi brevi, come diceva il prof prima, in realtà sulla pelle non abbiamo quella temperatura ma soltanto un circa 2 gradi, il paziente deve essere in una certa posizione, tenersi i gomiti o mettere comunque dei guanti e dei calzari. È pure accaduto che se si toccava accidentalmente la parete fossero possibili anche delle piccole questioni, e bisogna dirlo al paziente, saper riconoscere ipotetici segni di assideramento. Inoltre sarebbe auspicabile anche un controllo tecnico periodico della glicobina, anche se non mostra segni di malfunzionamento. Bisognerebbe fare attenzione ad esperti improvvisati, avvisare il paziente del probabile numero delle sedute, che ad esempio per una psoriasi viene riferita a circa 25. Inoltre ci auguriamo che non accadrà come per altre apparecchiature elettromedicali, che sul mercato avremo un'inondazione a breve con che usiamo a basso costo. Ultima diapositiva e facciamo parlare al povero. In definitiva, quando abbiamo un farmaco nuovo, una macchina nuova, che cosa dovremmo fare? E Ippocrate lo dice in un passo di Fedro del Platone. Dice: e per ciò che riguarda la natura, che esamina che cosa mai dicono Ippocrate, il ragionamento che li tiene, in pratica noi dovremmo attenerci un po' a quella che è la realtà delle cose, che dovremmo, nel momento in cui analizziamo una macchina o altro, vedere se l'oggetto che noi prendiamo in considerazione è di tipo semplice o di tipo complesso multiforme. Se è semplice, capire la potenza e la natura di questo oggetto, a che cosa si rivolga quando è attivo o da che cosa dipende quando è passivo. Qualora invece abbia molte forme, dopo averle numerate, bisogna esaminare per ciascuna di esse come è fatta, se la forma è unica, eccetera, eccetera. In definitiva, seguire la logica. Grazie per l'attenzione. Grazie. Una lezione di anche, una lezione di metodo. Andiamo avanti e poi la discussione apriremo a conclusione di queste quattro relazioni. Quindi ora diamo la parola al dottor Spagnolo. Buonasera a tutti. Allora, io mi ricollego con quanto ha detto Francesco Inzio in un passo del suo discorso, in quanto da quanto evince il suo detto, appunto, i pazienti del suo centro erano guidati oltre al fisioterapista o comunque osteologo, quello che era, dal dietologo che si occupava anche dell'analisi del programma alimentare. Allora, il titolo della mia esposizione è se la criosauna può essere, o meglio in questo caso la criostimolazione, può essere un trattamento coniugante il programma dietetico. Io dico potrebbe essere, e anche il contrario, cioè reciproca la cosa, nel senso che è vero che c'è la criostimolazione prova appunto alla lipolisi e alla stimolazione della rimozione del grasso corporeo, però naturalmente, e in questo caso ho una domanda anche da fare al professor Musaio Somma, del fatto che se il programma dietetico di una persona è equilibrato, regolare e omogeneo con il soddisfacimento di tutti quanti i fabbisogni nutrizionali alimentari, è un conto, ma se una persona che ha una dieta sbilanciata va a fare una criostimolazione, il discorso è differente, perché effettivamente non sappiamo che tipo di substrato andiamo a rimuovere e se la qualità della massa magra in particolare subisce delle variazioni. A questo punto
una proposta che io intendo fare questa sera al programma di criosauna qui a Domus Medica è effettivamente andare a monitorare con l'analisi della composizione corporea, in particolare con un'analisi bioimpedenziometrica vettoriale, se effettivamente il trattamento di criosauna e criostimolazione sta avendo successo. L'esame di bioimpedenziometria vettoriale attualmente io lo applico in tanti ambiti clinici e seguo molti sportivi, ad esempio con l'esame bioimpedenziometrico vettoriale anche con degli adipometri. Ma una cosa interessante è che la bioimpedenziometria ha un risvolto molto importante anche in cardiologia, in particolare con ipertesi e persone infartuate che devono fare alcuni esami particolari come il walking test associato all'esame monocromocitometrico, esame chimico clinico del BNP, della creatinina e degli elettroliti. Allora, come si fa questo esame? L'esame bioimpedenziometrico si mette steso il paziente, si inietta tramite degli elettrodi una macchina dell'energia elettrica 500 mV. Questa energia elettrica, essendo che il nostro corpo è fatto sia di acqua ma anche di altri tessuti, viene ad essere condotta appunto dall'acqua corporea e impedita dall'ione. Che cosa succede? Che noi andiamo ad analizzare, questo per esempio è una bioimpedenziometria che mi sono fatto da solo, e il metabolismo basale sia a riposo che diciamo attivo, cioè quando la persona si sveglia. E in più, come viene ad essere mostrato dalla tabella, l'angolo di fase, qualità della massa magra. Successivamente anche la quantità di grasso corporeo, naturalmente prima la persona è stato preso il peso, l'altezza e le circonferenze. Successivamente cosa accade? In particolare nella massa magra ci indica, ripeto, l'angolo di fase che è la qualità, in particolare la qualità del muscolo. Successivamente anche la quantità di acqua corporea e poi i tipi di massa magra nella quantità, cioè muscolo e ossa, tendini e cartilagini. Questo tipo di esame ci permette quindi di stabilire che tipo di substrato è caduto dopo il trattamento dietetico o in ogni caso dopo qualsivoglia trattamento dimagrante. Faccio un esempio della potenzialità di questo esame. Una volta un paziente viene per dimagrire, questo in centro cardiologico, viene per dimagrire, perde pochissimi chili in circa 5-6 mesi, resta il fatto che la persona si sentiva sempre peggio. Che cosa è accaduto? Com'è che sta perdendo pochissimo? Vado a fare l'analisi bioimpedenziometrica, mi esce un angolo di fase che da prima 6 passava a 5, poi da 5 passava a 4, eppure i chili di grasso che perdeva erano pochissimi. Che cosa succedeva? Stava perdendo tessuto da qualche parte. Cosa? Io ho detto immediatamente, esame emocromocitometrico. Andiamo a fare l'esame emocromocitometrico, emoglobina 6, incompatibile con la vita. Immediatamente siamo andati a realizzare una trasfusione al paziente, naturalmente questo sempre sotto consenso del medico specialista, e la persona attualmente fortunatamente è sopravvissuta. Quindi la proposta che io faccio questa sera al trattamento criostimolazione è di coadiuvare anche con efficienza l'analisi bioimpedenziometrica e dell'adipometro al trattamento e naturalmente proporre sempre meglio un programma dietetico equilibrato e conforme al fabbisogno di ogni paziente che viene a fare il trattamento. Questo è sono i grafici che vengono ad essere dimostrati quando si fa un esame di questo tipo, quindi si va a monitorare tutti quanti i parametri, in particolare, ripeto, l'acqua corporea, il muscolo, ossa, tendine e cartilagini, qualità della massa magra, grasso corporeo e metabolismo attivo, oltre a quello che ho dimostrato prima, ma soprattutto si va a determinare a livello fisiologico dove si trova il paziente. In particolare, ripeto, se si tratta di un individuo che sta in una massa cellulare BCM in aumento, in una malnutrizione,
in una sindrome metabolica, in una diminuzione dell'acqua a livello muscolare. Per esempio, questa è la mia. Io sono un individuo che si trova in questo quadrante, questa è una delle prime che mi sono fatto, bioimpedenziometrie. Naturalmente il percorso è fortemente migliorato in quanto io, essendo psoriasico e sarcopenico, è normale che mi trovi in questo quadrante. Quindi il discorso è: l'analisi della bioimpedenziometria vettoriale e della dipometria può dare un supporto molto importante al decorso e alla riuscita effettivamente in termini di salute e l'efficienza del processo. Io ho già finito. Grazie. Se stanno i tempi, no, non è questo. Il dottor Spagnolo ci ha fornito invece una chiave di lettura di tipo, diciamo, che propone un atteggiamento collaborativo tra gli operatori della sanità, e nello specifico ha allo stesso modo del metodo di approccio di cui ci ha parlato Garofalo, ci dice: controlliamo quello che facciamo, andiamo per verifica invece che per impressione. Ne parliamo comunque alla fine. Adesso il coro, consoli del coro, il contributo potenziativo nello sportivo. Quindi torniamo ad Igea, che ci faccia stare sempre meglio prima della malattia. Buonasera a tutti, un grazie particolare all'organizzazione che mi ha invitato, e un grazie particolare al gruppo Maurizio Consoli. Molte cose di quelle che io sono brevissimo per mia forma mentis, perché prima di essere responsabile del settore giovanile del mio sportivo Lecce, sono un anestesista e responsabile del centro di medicina del dolore. E quindi per mia abitudine sono breve e cerco di essere soprattutto concreto, cioè nel senso, io devo dare delle risposte concrete ai miei ragazzi e devo dare delle risposte concrete anche ai pazienti che dopo un lungo peregrinare arrivano in terapia antalgica. E quindi molte cose di quelle che avevo appuntato in queste poche diapositive i colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente e in maniera soddisfacente elaborato. La crioterapia fondamentalmente l'abbiamo già detto, è la cura come cura del freddo, ha delle origini estremamente antiche. La conosciamo fondamentalmente noi sportivi per quanto concerne il discorso delle vasche di ghiaccio, professore. E l'abbiamo sempre usata e continuiamo a usarla, perché ahimè anche se abbiamo una squadra in Serie B che comunque reduce da un passato glorioso, noi da Criosano non ce l'abbiamo. Quindi questa può essere anche un'apertura positiva, come diceva giustamente lei, del rapporto di queste strutture con il territorio, ma soprattutto con l'esigenza che c'è nell'ambito, nella fattispecie, nell'ambito sportivo.
ma non solo della società principale del Salento, ma anche delle società minori, perché poi fondamentalmente la crioterapia sì, la utilizziamo nello sportivo e vedremo il perché, ma anche i giovani che si approcciano, perché poi fondamentalmente la parte più traumatica non è tanto il giocatore professionista, ma quanto i ragazzi, i settori giovanili, le scuole calcio, cioè, da una certa età in su, perché purtroppo abbiamo avuto una grossa evoluzione del cambiamento dei terreni di gioco. Noi siamo nati sulla terra battuta, non succedeva nulla, al massimo uscivamo escoriati, ci veniva il trauma tibiotarsico, ma più di quello, una fratturina, ma più di quello no. Oggi il 90% dei nostri ragazzi vanno incontro ad una traumatologia del ginocchio, quindi una traumatologia dei crociati, una traumatologia dei menischi, perché purtroppo l'evoluzione dei campi di calcio è quella del sintetico, quindi del cemento. E io personalmente negli ultimi 2 anni, prima di cambiare il centro sportivo, ho avuto quasi una media del 60% di traumi del ginocchio con un 10% operati ai legamenti. Quindi questo studio mi ha permesso, queste osservazioni mi hanno permesso proprio di capire come sono cambiate le metodologie e sono cambiati soprattutto i campi di calcio. Che dirvi, lo abbiamo sentito, continuiamo a sentirlo, l'esposizione del corpo umano al freddo, premesso che, apro e chiudo una parentesi velocissima, non credo solo alla crioterapia, credo anche al caldo, all'importanza di una miriade di studi sulla micro circolazione periferica e il beneficio del calore sui processi infiammatori, in particolar modo nella chirurgia, per mia esperienza anche diretta. Quindi oltre al freddo, quindi l'importanza del freddo, perché fondamentalmente lo abbiamo visto, lo conosciamo tutti quanti, il primo impatto della traumatologia nello sportivo è quello del ghiaccio. I primi protocolli che noi utilizziamo sono quelli. È chiaro che le squadre professionistiche nell'ultimo decennio hanno apportato l'utilizzo della criosauna, fondamentalmente perché oltre al discorso del beneficio fisico, ma soprattutto al beneficio psichico, perché migliorando un discorso fisico migliorano anche un discorso psichico, hanno un calendario sportivo troppo ravvicinato. Noi in una settimana andiamo incontro a 3, 4, 5 più la domenica, più gli allenamenti, 5 incontri, 5, 3, 4 obiettivi, Coppa Italia, campionato, coppe internazionali, eccetera. Quindi non c'è la capacità, anche se le panchine sono lunghe, di far recuperare lo sportivo, di far recuperare l'atleta. A questo punto l'utilizzo della criosauna permette all'atleta di recuperare quel benessere fisico e psichico che ben conosciamo. Ricordo la mia prima, quando io giocavo ed entravo nello spogliatoio, il medico sociale al termine cosa ci mandava per fare la doccia, il bagno ghiacciato, queste enormi vasche piene di ghiaccio. Blocchi di ghiaccio e ci facevano praticamente stare dai 3 ai 5 minuti, dopodiché ci facevano fare il bagno caldo. E queste sono le immagini ormai dei nostri media, Ronaldo, la nazionale italiana, eccetera. Ma fondamentalmente qual è l'effetto benefico nello sportivo della criosauna? È il potenziamento muscolare, che è più veloce in quei momenti sempre di più frequente attività di calendario sportivo, e quindi permette il recupero fisico della sera. I 3 minuti, 180 secondi, come li vogliamo chiamare, favoriscono il metabolismo, che ha una accelerazione pari a 3 volte quello della velocità normale, quindi potenzia il processo delle difese immunitarie, aumentandone chiaramente
il sistema, aumentando le difese immunitarie e soprattutto col benessere anche a livello del sistema nervoso. E quindi, tra virgolette, diciamo, crea il relax dell'atleta, no? Perché praticamente l'atleta recupera velocemente, molto più velocemente, la sua funzionalità fisica. Inutile che mi soffermi su quali ambiti l'abbiamo visto senza nessun, e su quali benefici abbiamo. Volevo solo soffermarmi su un punto. Vabbè, è indicato, lo abbiamo visto dal collega ortopedico, sulle lesioni muscolari, sugli stadi di affaticamento, sulle sindromi miofasciali, sulle tendinite acute, sulle lesioni a carico, sulle lesioni da cartilagine, su tutto ciò che è la traumatologia vera e propria. E forse la criosauna ha quell'effetto veramente importante per lo sportivo, a mio avviso. Perché? Perché, come diceva anche il collega, aumenta la forza muscolare, aumenta la soglia del dolore, riduce i processi infiammatori e riduce il periodo di recupero, specialmente dopo un trauma. Ma fondamentalmente qual è l'effetto del freddo? Quello di rallentare il metabolismo cellulare. Rallentando il metabolismo cellulare diminuisce l'ormone della produzione dello stress, andando a liberare le cosiddette endorfine a livello cerebrale. Quindi quei neurotrasmettitori che in ogni soggetto danno il piacere e il benessere. Questo è un effetto depressivo, antidepressivo, scusate. In uno sportivo, dopo una gara intensa, c'è un calo fisico, ma soprattutto un calo psichico. Quindi il beneficio del freddo, quindi il beneficio di recuperare in fretta una certa situazione, permette anche allo stesso sportivo di aumentarne la capacità psichica e quindi un piacevole benessere che gli permette di affrontare senza stress e soprattutto senza fatica la gara successiva. E abbiamo visti tutti, quindi ora l'ultima cosa che volevo dirvi, e concludo perché sono molto veloce, e che lo dico alla Domus Medica in questo caso, forse sarebbe opportuno avere un marketing da questo punto di vista, perché i benefici che ne possiamo come sportivi ne possiamo avere da questa criosauna, secondo me sono fondamentali, sono importanti. È vero, negli ultimi, come diceva il collega, non ci sono studi sull'utilizzo della criosauna, cioè grossi studi, no? Nei vari campi, però gli studi si creano, gli studi nascono dall'utilizzo di determinati mezzi che ieri si chiamavano vasche ghiacciate, oggi si chiamano criosauna, si fanno attraverso l'utilizzo, attraverso il, sempre con le dovute cautele medico-legali, con tutto quello che abbiamo ben descritto, si fanno attraverso l'uso e il gettarsi in una determinata avventura. È chiaro che, fermo restando, come diceva il professore, determinate controindicazioni e un parere medico, perché deve essere sempre sotto un vigile medico, perché poi alla fine i risvolti medico-legali sono quelli, è opportuno, secondo me, aprire verso gli orizzonti del marketing sul territorio, perché conoscere che c'è una realtà dove si può avere delle convenzioni, si possono avere dei benefici attraverso l'utilizzo di determinate apparecchiature, può essere utile un po' per la Domus, ma anche per il territorio stesso. Il nostro è un territorio che per molti anni continua a essere in uno stato di letargia, io lo chiamo, perché davanti alle evoluzioni, davanti all'imprenditorialità e soprattutto davanti all'investimento a lungo termine, è un territorio molto letargico. E chi viene da fuori, alla fine ne esce scottato di questa situazione, perché purtroppo su questo punto noi siamo molto 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 arretrati. Non ci aiuta neanche, ho visto che lei è presidente della commissione
a livello regionale, non ci aiuta certamente il nostro mondo amministrativo e politico, non ci aiuta. Noi siamo tecnici. Siamo tecnici e questo purtroppo a noi non permette di far capire agli altri che cosa significa essere tecnici, e loro invece vanno secondo una loro ideologia amministrativa. E quindi questa coesione non esiste. Perciò chissà che non potrebbe essere un momento di svegliare. Grazie, dottor Del Coco, per due ragioni. Uno, per la testimonianza dell'esperto, diciamo così, la chiameremo così, questa porzione del contributo, e grazie per l'apertura che si sta a dare. Sicuramente ci incontreremo in qualche modo, la signora Catalina è avvertita, e quindi concretizzeremo delle iniziative di apertura, di offerta prestazionale. Grazie. Grazie. Io sono ancora più breve. Io credo che ora possano non lamentare più però gli insuccessi, perché Del Coco non prendo ci sta, l'area. Ci sta, l'area lavoriamo ormai da un po' di anni, perché noi ormai lavoriamo da un po' di anni insieme. In qualche modo siamo i testimoni di ciò che ovviamente in questo territorio purtroppo è stato espressamente raccontato. Lui lo chiama letargico, io userei altri termini, però sicuramente è difficile, però siccome in genere si è anche amanti delle cose complicate, questa è la testimonianza. Allora ripeto due minuti, perché nella realtà l'argomento credo che sia stato trattato, ritrattato, ripetuto, quindi bene o male sia anche abbastanza centrato sotto tutti i profili. Questa immagine richiama un termine che si chiama abluzione, non so se voi lo conoscete, non è un termine medico, bensì spiega un lavaggio rituale a scopo di purificazione spirituale, e ciò che viene praticato nella religione ortodossa, che tra parentesi coincide proprio con, giusto? Dico, o lo sto sbagliando, 18-19 di gennaio. Sì. Dove sostanzialmente ti devi immergere per tre volte facendo il segno della croce o bestemmiando, questo non lo so, ma credo che sia tanto diverso, perché credo che l'espressione qualcosa dica, però questa gestualità evidentemente racchiude sicuramente anche un beneficio sotto profilo fisiologico, ma ovviamente in questo caso rappresenta l'aspetto spirituale e religioso, da cui così volevo un po' nella realtà semplicemente dare una testimonianza a ciò che ho vissuto sotto questo profilo inerentemente a questa metodica. Qui chiaramente viene rappresentato Putin, che invece a differenza del soggetto di prima mostra una caratteristica emozionale completamente diversa, quindi anche questo ovviamente fa parte del gioco. E si richiama il battesimo di Gesù nell'acqua del Giordano, quindi è tutta, ripeto, una gestualità che ha un valore simbolico importante. Con questo non la vogliamo richiamare all'interno di Domus Medica come un gesto rituale, però diciamo che la ritualità secondo me è qualcosa che ovviamente rappresenta una fede. Ecco, la fede è ciò che dopo ormai possiamo dire 5 anni o 6 di rapporto, che è diventato anche in senso positivo un rapporto non solo di interscambio lavorativo ma anche di amicizia, porta e ci porta costantemente a sperare e a credere in uno sviluppo di questo territorio di iniziative che abbiano un corpo e un valore che vadano un po' al di là ormai di termini d'occhi. Io per quanto riguarda questo argomento ho un po' di esperienza da tanto tempo, soprattutto in ambito sportivo. Io nasco come preparatore, come sportivo, ho fatto un percorso naturalmente poi nel mondo della riabilitazione dell'osteopatia. In questo caso specifico mi rapporto soltanto alla
all'area, alla sfera sportiva, in cui naturalmente ciò che Domus Medica oggi riesce a rappresentare, ed ecco, nella testimonianza comunque di un medico sociale aperto e sicuramente diverso, di una realtà sportiva importante come il Lecce Calcio, che spero insieme al Brescia l'anno prossimo saranno in Serie A, quindi la possibilità di testimoniare anche questa evoluzione. E diciamo che la Rio Sauna potrebbe rappresentare anche dal punto di vista sportivo qualcosa che si aggiunge a ciò che, e qua non è marketing, però è ciò che viene da noi utilizzato da tanto tempo all'interno di questa struttura, quindi ciò che riguarda la valutazione posturale sia da un punto di vista dei carichi funzionali dinamici, la stabilometria. Mi è piaciuto molto il tuo discorso, perché effettivamente al di là di raccontare o di raccontarci è ok, bello tutto, ma facciamo qualcosa che dimostri e che dia dei risultati e dei dati oggettivi. Io non faccio niente senza avere un punto di partenza, un parametro. Non so se hai la febbre, quindi non so se darti la tachipirina, provo a toccarti, no, prendo un termometro, verifico, ho un dato oggettivo e ho o meno una scelta terapeutica. Da un punto di vista motorio, funzionale, il discorso è esattamente lo stesso, quindi non posso fare un programma riabilitativo se non ho dei dati oggettivi. Ecco, perché no trovare anche un parametro che dice valutiamo come l'utilizzo di questa metodica cambi i rapporti, ad esempio, degli indici dei recettori stabilometrici, e aggiungiamo anche un test impedenziometrico. Non è un lavoro scientifico, è comunque un passo in qualcosa che vuole dimostrare, vuole dare valore e fede a qualcosa su cui noi sostanzialmente lavoriamo. Ripeto, queste sono strumentazioni che vengono utilizzate nella quotidianità sia dal punto di vista valutativo che riabilitativo in Domus Medica, quindi quando parliamo di lavoro proprio oggettivo mi ricorrego ovviamente a quello che purtroppo ha raccontato il nostro amico Ciro Del Coco, cioè i cambiamenti dei terreni hanno provocato e creano una serie di patologie, di traumatologie, quindi anche di attinenze riabilitative che sono diverse rispetto a tanti anni fa. Ecco perché la criosauna, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto preventivo e del recupero, quindi del restore, ha avuto per la mia esperienza un'importanza forte. Sempre questo per concludere l'iter delle tecnologie e per la valutazione del pavimento pelvico, andiamo sulle catene cinetiche, andiamo in una fotografia semplice di quello che abbiamo qua sotto, il recupero funzionale, questo è stato comunque la dimostrazione del desiderio, come vedete da qualche parte si legge anche del Cecaso, quindi i ragazzini, ciò che è il patrimonio fondamentale e ciò che manca oggi come cultura generale, di, soprattutto rispetto al mondo nutrizionale, non parliamone, però è lì dove noi dobbiamo lavorare. È più bello avere la squadra blasonata o i soggetti che si fanno fotografare con... Però è più difficile lavorare invece su un terreno che però fondamentalmente è quello del futuro, ma è quello più importante, che è quello dell'evoluzione, delle tappe evolutive, di quelle che sono le discriminanti intorno all'evoluzione stessa. Restore, quindi una nota che è importante. Il recupero, ovviamente oggi nell'attività professionistica sportiva gli impegni sono molteplici a tutti i livelli, quindi è chiaro che la preparazione atletica e soprattutto nel calcio in questo caso il fatto di sottoporre l'atleta a un sovraccarico, se vogliamo anche anomalo, perché naturalmente il lavoro di pliometria, di balzi eccetera è rapportato in un modo diverso, quindi si lavora sull'aspetto quantitativo, l'utilizzo del freddo, in questo caso avere anche la possibilità della criosauna, ha una capacità da un punto di vista di recupero funzionale preventivo, soprattutto sulle strutture legamentose tendine, molto importante. Io ho avuto le esperienze da rugbyista in primis, soprattutto inizialmente con i giocatori di rugby, che nel 2010 nella Coppa del Mondo, se non devo averla scritta da qualche parte,
Se nel 2007 è stata presentata, diciamo, e la nazionale italiana ha iniziato i primi lavori, che però si sono concretizzati nel 2010, questo è un centro di Brescia, o meglio è un grosso paese vicino a Brescia, dove questo dottore è un po' pioniere tanti anni fa in questa idea, in questo progetto, ha creato queste sinergie collaborative e evidentemente il regista vuoi perché ha un po' più la caratteristica rude o vuoi perché anche la sua struttura fisiologica, morfologica evidentemente non è, come dicevamo prima, la ballerina, quindi è stato anche più facile evidentemente cominciare a proporre un certo tipo di discorso e i risultati, che chiaramente non sono quantificabili in statistiche, però da un punto di vista anche semplicemente di quelli che sono stati i feedback di ritorno e i tempi di recupero, che chiaramente questo era l'obiettivo primario, sono stati straordinari. Qui sono d'accordo con l'amico Garofalo sul discorso del marketing, perché naturalmente dal calcio al full contact a Ronaldo, ai deficienti, perché questo è di base, Tappacchi si chiama, non so, insomma è un personaggio, per chi ogni tanto, e che ho usato un termine non volgare ma appropriato, però comunque è un personaggio che fa tendenza. Allora, perché lo tiro fuori questo? Rimane un deficiente, perché è un personaggio miliardario che non fa altro che esaltare i suoi soldi e quindi la sua forma fisica per conquistare il genere femminile passa anche attraverso la criosauna. Ok, è un aspetto aberrante, però quantomeno un aspetto che comincia, o meglio, tende a sottolineare che cosa? Che esiste qualcosa che se fa bene a lui magari potrebbe fare bene anche a me. Questo è un ragionamento molto banale e molto elementare, però servono a volte questi personaggi. Cioè mio figlio è gobbo perché è juventino, senso interista, non appena Ronaldo è arrivato alla Juve, il giorno dopo ha cominciato a massacrarmi dicendo: papà, voglio andare alla Juve con il numero 7 Ronaldo, 90 euro di maglia. Vuol dire che questi signori hanno un effetto mediatico evidentemente importante. Prendiamo la parte buona, proprio perché quantomeno ci sono, siamo noi nel mondo tecnico, nel mondo scientifico, con la voglia di saper schermare evidentemente queste misure, però ad utilizzare il positivo che c'è nella comunicazione e a mettere in pratica quelli che sono i nostri obiettivi. Naturalmente qua parliamo di anche il ciclismo, a differenza del calcio, dove probabilmente c'è stata un'attenzione diversa, nel 2011 propone come una sorta di camion che segue sostanzialmente, in questo caso seguiva il Tour de France con determinate squadre, si è lavorato molto in questa direzione e a maggior ragione atleti che svolgono questo tipo di competizione nell'arco di 20 giorni con il numero di chilometri giornalieri, è chiaro che gli effetti per chi ha utilizzato questo sistema sono stati molto positivi. C'è, e qui non ho fatto altro che, per finire, fare un copia e incolla direttamente dal sito, che tra parentesi è fatto anche molto bene perché è abbastanza, come dire, intuitivo e completo. Dal sito io ho ricavato, e cliccando c'è comunque qualcosa che dà qualche informazione in più inerentemente all'utilizzo del freddo in determinate situazioni. È chiaro che parlare di patologia è una cosa, di controindicazioni altrettanto, parlare di recupero e di sensazioni è un'altra ancora. Però questo secondo me è un altro modo che vuole spiegare o vuole dare un po' di valore e di forma. Quindi vi invito magari ad andare a cercare, sono in inglese ma non credo che siano problemi, qualche informazione scientifica. Tra questi c'è qualche lavoro un po' più serio, li ho letti tutti, qualcuno mi lascia un po' perplesso, però quantomeno c'è qualcosa. Allora, se a questo qualcosa un giorno ci scriviamo che anche a Lecce, presso la Domus Medica, una comitiva
di persone che non avevano niente da fare dal venerdì sera, sono venute e hanno comunque cercato di creare un progetto costruttivo intorno a determinati due o tre parametri che possono essere l'impedenza, la stabilometria, il discorso legato al peso, piuttosto che, perché no, anzi sarebbe una dimostrazione che il valore, ok, ha ottenuto il suo risultato. Ho finito, basta. Grazie. Adesso facciamo entrare la sposa, che arriva l'ultima, no? La festeggiata, la, faccio le cose. E l'immagine, se sappiamo già averle preparata. Thank you. Buonasera a tutti, mi fa piacere vedere tutti qua, quindi vorrei ringraziarvi per la vostra partecipazione e interesse manifestato per questo evento dedicato a un tema nuovo, conosciuto come rigenerazione del corpo con la fibra sistemica. Rappresento Crios Lecce, che è il primo e unico centro del Salento con servizio esclusivo di crioterapia sistemica. Abbiamo investito nel progetto di Criosauna con l'obiettivo portare questa tecnologia innovativa anche a Lecce e offrire ai nostri clienti un trattamento corpo all'avanguardia, efficace, rapido, in totale sicurezza. Non mi resta niente come spiegare come facciamo, come funziona seduta anche Francesco Izzo, il dottore che è venuto da Milano, ha già spiegato abbastanza in modo che si capiva tutto, però posso ripetere che una persona entra in un cilindro con esclusione del capo e sta dai 2 ai 3 minuti con temperature da meno 130 a meno 190 gradi. Il corpo viene avvolto con un gas azoto gassoso. Il freddo percepito nel macchinario è facilmente sopportabile in quanto secco e privo di umidità. Praticamente bastano solo 3 minuti per ristabilire l'equilibrio naturale dell'organismo. Il corpo si rigenera da solo senza aver bisogno di nessun farmaco, un intervento invasivo. Il personale del nostro centro fornisce assistente fino al termine della seduta. Volevo dire che per aumentare l'efficacia della seduta della Criosauna si raccomanda praticare un'attività aerobica moderata, una semplice camminata sotto il pedoram o passeggiata a basso svelto, aumenta l'efficacia della crioterapia sistemica. I nostri clienti di Crios Lecce possono utilizzare la palestra della cosmetica. Per riepilogare posso dire che Criosauna praticamente funziona nello sport per dimagrire, per eliminare dolori cronici, per effetto anti-età, come un antinfiammatorio rapido e naturale. Quindi invito tutti a provare questo trattamento eccezionale e esclusivo. Invito a visitare il nostro sito www.crioslecce.it, la nostra pagina Facebook,
centro criosauna più svece, e vi lascio con un piccolo video dedicato alla criosauna dello sport. Ancora grazie a tutti per l'attenzione, grazie per essere venuti. Spero di rivederci presto. Qualsiasi elemento valutativo venga proposto è utile a chi ha esperienza maturata o in via di consolidamento, non certo a me che non ho mai utilizzato la criostimolazione total body perché non è mia competenza, non è mio interesse, però il fatto di aver potuto discutere oggi qui su certi aspetti di controindicazione assoluta o relativa e la protezione da mettere non soltanto al singolo operatore, sia esso medico o ausiliario, ma anche alla struttura e al centro di riferimento,
serve solo a far lievitare la qualità dell'offerta. Ecco perché è doveroso ricordare che un camice bianco comunque sovrintende nell'assegnazione di percorsi terapeutici o comunque di percorsi di stimolazione e non necessariamente terapeutici. Al collega Del Corvo, beh, mi fa piacere sentire che un anestesista, e sappiamo quanto prezioso sia il loro lavoro per tutti, non solo nel campo della chirurgia, ma nel campo della traumatologia, nel campo della terapia del dolore, forse lui non sa che i lavori di Tiengo, di Mario Tiengo, il professor Mario Tiengo è stato il direttore di anestesia a Milano, non so se ti sei specializzato. No, io sono specializzato a Roma. Allora, è stato uno dei primi nel ricerca di terapia del dolore. Bene, lo abbiamo ereditato noi all'Università di Bari, dove abbiamo le carte del professor Tiengo, direttore del primo centro di terapia del dolore all'Università di Milano negli anni 80 dello scorso secolo, e la vedova ha voluto dargli a me, che curo e controllo l'archivio tematico museale delle arti sanitarie, in attesa di celebrare il primo secolo di costituzione dell'Università di Bari. E vi preannuncio che il prossimo rettore dell'Università di Bari sarà un clinico, un medico, e questo anche perché si innesca sul discorso dell'apertura di facoltà sul territorio decentrate. No, Lecce non potrà essere sede di attività docente, universitaria e accademica decentrata, perché le risorse economiche sono vincolate, e se non passa la riapertura senza più preclusioni per gli iscritti al corso di laurea in medicina soprattutto, non potremo distrarre risorse, perché questo è in discussione con il governo attuale di apertura delle scuole di medicina senza filtro o barriera di accesso, perché siamo in debito di medici per i prossimi 20 anni. Al collega, invece, voglio dire qualcosa su quello che ha detto il dottor Consoli, che credo abbia un'estrazione di che estrazione? La formazione? Io sono fisioterapista e osteopata, oltre che aver fatto scienza motoria. Questa è invece una buona notizia, lo avevo intuito. Bene, l'osteopatia viene normata a breve con l'apertura, lo sapete già sicuramente, dell'albo dedicato. E questo sarà un albo speciale nell'ambito di ciascun sistema ordinistico territoriale. Naturalmente bisognerà dimostrare una continuità di attività e una esperienza positiva di formazione. La continuità di attività è preziosa. Perché sono importanti gli osteopati? Perché nella nostra cultura mediterranea non è mai stata formata una classe di tecnici che non siano etichettati come riabilitatori fisioterapisti, ma che siano tecnici anche del benessere. Gli osteopati non solo non necessariamente devono trattare la patologia, perché ci sono già le competenze, ma il mantenimento di uno stato di equilibrio di quel che noi chiamiamo la norma performativa o funzionale. E devo dire che, per esempio, a Bari gli osteopati, specie quelli che hanno avuto una formazione negli Stati Uniti, lavorano ovviamente in regime libero professionale. Sarà un problema adesso con la fattura elettronica, ma quello è un problema loro. Alla nostra brillante presentatrice, credo che il cognome sia Besbarocca. Giusto, la pronuncia è perfetta, grazie. Sì, mi permette questo cognome, non di fare la solita battuta, qual è la migliore vodka? Qual è la migliore vodka secondo lei? Non avevo danni, male. Quella fa molto bene, dopo una bella seduta in criostimolazione ti riscalda subito. Vaso dilata e aggiunge valore aggiunto a valore aggiunto. Ecco, mi permette però il cognome bielorusso di legare invece alla corretta valutazione che è stata fatta da Garofalo sul modo di dominare la letteratura scientifica prima di prendere posizione. Noi tutti siamo abituati a cliccare via internet solo su PubMed,
Bene, vi do una bella notizia. Non sono soltanto 6 i lavori disponibili sulla criostimolazione nel mondo scientifico. Il problema è che i paesi baltici hanno centinaia di pubblicazioni, ma non su riviste ad impact factor, che per noi accademici è funzionale, e anche non accademici, è funzionale dare il bollino di qualità. Questo non vuol dire negare l'esperienza che altri hanno, sta a noi magari verificare quanto viene asserito, e vi assicuro che in letteratura internazionale, specie con le lingue ungro-finniche, ci sono centinaia di lavori sulla criostimolazione, e non potrebbe essere diversamente, visto che da bambini non fanno altro che fare questo. I finlandesi si rotolano nella neve e si flagellano con la betulla, noi in alternativa abbiamo soltanto dei centri sadomaso per accontentarci. Io vi ringrazio, dato il mio contributo sono soddisfatto e dico bravo a chi, partendo da neurologo, è riuscito a offrire al territorio un servizio di questo tipo, che sono sicuro troverà beneficio non soltanto per i grandi club sportivi, ma anche per le associazioni giovanili che fanno o consigliano di praticare sport. Per i professionisti, c'è l'orchestra sinfonica a Lecce, ma voi sapete quanti traumi nei professionisti della musica minimi che accadono nella quotidianità li rendono invalidi, impediscono per esempio di essere attivi per una settimana o più settimane, e quanto invece potrebbero trovare utile, anche fosse solo come coadiuvanti psicodinamico, una seduta di biostimolazione. Allora, aprire questi canali di interazione significa, secondo me, favorire quella crescita culturale della micro-macro società che ci circonda. Grazie a tutti, siete rimasti per la celebrazione del prossimo anno, del prossimo compleanno, e nel frattempo auguri alla signora Caterina. Che spero poi condivida i suggerimenti che ci hanno dato, che ci ha dato il professor Musaio, la disponibilità che ci ha fornito il dottor Del Coco. Alla prossima, buonasera. Ora faccio le cose. E l'immagine, se sappiamo già averle preparata. Thank you. Buonasera a tutti, mi fa piacere vedere tutti qua, quindi vorrei ringraziarvi per la vostra partecipazione e interesse manifestato per questo evento dedicato a un tema nuovo, conosciuto come rigenerazione del corpo con la fibra sistemica. Rappresento Crios Lecce, che è un primo e unico centro del Salento con servizio esclusivo di crioterapia sistemica. Abbiamo investito nel progetto di Criosauna con l'obiettivo portare questa tecnologia innovativa anche a Lecce e offrire ai nostri clienti un trattamento corpo all'avanguardia, efficace, rapido, in totale sicurezza. Non mi resta niente come spiegare come facciamo, come funziona seduta, anche che Francesco Izzo, il dottore, è venuto. Mi avevamo già spiegato abbastanza
in modo che si capiva tutto, però posso ripetere che una persona entra in un cilindro con esclusione del capo e sta dai 2 ai 3 minuti con temperatura da meno 130 a meno 190 gradi. Il corpo viene avvolto con un gas azoto gassoso. Il freddo percepito nel macchinario è facilmente sopportabile in quanto secco e privo di umidità. Praticamente bastano solo 3 minuti per ristabilire l'equilibrio naturale dell'organismo. Il corpo si rigenera da solo senza aver bisogno di nessun farmaco o intervento invasivo. Il personale del nostro centro fornisce assistenza fino al termine della seduta. Volevo dire che per aumentare l'efficacia della seduta della criosauna si raccomanda praticare un'attività aerobica moderata, una semplice camminata su epidural o passeggiata a passo svelto aumenta l'efficacia della crioterapia sistemica. I nostri clienti di crioscheci possono utilizzare la palestra nella zona medica. Per riepilogare posso dire che la criosauna praticamente funziona nello sport per dimagrire, per eliminare dolori cronici, per effetto antietà, come un antinfiammatorio rapido e naturale. E quindi invito tutti a provare questo trattamento eccezionale e esclusivo. Invito a visitare il nostro sito www.crioslice.it, la nostra pagina Facebook, Centro Criosauna Crioslice, e vi lascio con un piccolo video dedicato alla Criosauna dello sport. Ancora grazie a tutti per l'attenzione, grazie per essere venuti. Spero di rivederci presto. Qualche aspetto. Alfredo.
No, se io parlo io chiudo. Lasciamo. Prego. No, se ci ringraziamo per l'artifice contributo, via. Dico subito al collega Gallareta, no, il collega Gallareta non c'è, quindi non lo dico. Al collega Garofalo, che mi ricorda quando avevo i baffi neri. Che piacere vederci dopo tanto tempo e ritrovarci in perfetta sintonia. Quindi vuol dire che o lui è stato un bravo allievo o io sono stato un buon docente. Tutte e due cose. Non lo sappiamo, lasciamo gli altri. No, ma tutte e due cose. Mi fa piacere addirittura che lui ricorda un piccolo manuale che avevo compilato, credo per l'anatomia chirurgica, e poi appunto se si semina bene si raccoglie bene. Noi qui stasera non abbiamo fatto marketing, abbiamo fatto analisi critica di un'opzione positiva, e quando si lavora in questo modo si è comunque vincenti sul territorio, e quando si preclude a qualcuno un'operatività allora si sbaglia. Quindi grazie alla memoria che ha permesso il collega Garofalo. Invece al dottor Spagnuolo, che mi aveva fatto una domanda precisa, dico con molta chiarezza: qualsiasi elemento valutativo venga proposto è utile a chi ha esperienza maturata o in via di consolidamento, non certo a me che non ho mai utilizzato la criostimolazione total body perché non è mia competenza, non è mio interesse. Però il fatto di aver potuto discutere oggi qui su certi aspetti di controindicazione assoluta o relativa e la protezione da mettere non soltanto al singolo operatore, sia esso medico o ausiliario, ma anche alla struttura e al centro di riferimento, serve solo a far lievitare la qualità dell'offerta. Ecco perché è doveroso ricordare che un camice bianco comunque sovrintende nell'assegnazione di percorsi terapeutici o comunque di percorsi di stimolazione e non necessariamente terapeutici. Al collega Del Corvo, beh, mi fa piacere sentire che un anestesista, e sappiamo quanto prezioso sia il loro lavoro per tutti, non solo nel campo della chirurgia, ma nel campo della traumatologia, nel campo della terapia del dolore, forse lui non sa che i lavori di Tiengo, di Mario Tiengo, il professor Mario Tiengo è stato il direttore di anestesia a Milano, non so se si è specializzato. No, io sono specializzato a Roma. Allora, è stato uno dei primi ad aprire il centro di terapia del dolore. Bene, lo abbiamo ereditato noi all'Università di Bari, dove abbiamo le carte del professor Tiengo, direttore del primo centro di terapia del dolore all'Università di Milano negli anni 80 dello scorso secolo, e la vedova ha voluto dargli a me, che curo e controllo l'archivio tematico museale degli arti sanitari, in attesa di celebrare il primo secolo di costituzione dell'Università di Bari. E vi preannuncio che il prossimo rettore dell'Università di Bari sarà un clinico, un medico, e questo anche perché si innesca sul discorso dell'apertura di facoltà sul territorio decentrate. No, Lecce non potrà essere sede di attività docente, universitaria e accademica decentrata, perché le risorse economiche sono vincolate, e se non passa la riapertura senza più preclusioni per gli iscritti al corso di laurea in medicina soprattutto, non potremo distrarre risorse, perché questo è in discussione con il governo attuale di apertura delle scuole di medicina senza filtro o barriera di accesso, perché siamo in debito di medici per i prossimi 20 anni. Al collega, invece voglio dire qualcosa su quello che ha detto il dottor Consoli, che credo abbia un'estrazione di che estrazione? La formazione? Io sono fisioterapista e osteopata, oltre che aver fatto scienze motorie. Questa invece è una buona notizia, lo avevo intuito. Bene, l'osteopatia viene normata a breve con l'apertura, lo sapete già sicuramente, dell'albo dedicato. E questo sarà un albo speciale nell'ambito di ciascun sistema ordinistico territoriale.
Naturalmente bisognerà dimostrare una continuità di attività e una esperienza positiva di formazione. La continuità di attività è preziosa. Perché sono importanti gli osteopati? Perché nella nostra cultura mediterranea non è mai stata formata una classe di tecnici che non siano etichettati come riabilitatori fisioterapisti, ma che siano tecnici anche del benessere. Gli osteopati non solo non necessariamente devono trattare la patologia, perché ci sono già le competenze, ma il mantenimento di uno stato di equilibrio, di quel che noi chiamiamo la norma performativa o funzionale. E devo dire che, per esempio, a Bari, gli osteopati, specie quelli che hanno avuto una formazione negli Stati Uniti, lavorano ovviamente in regime libero professionale. Sarà un problema adesso con la fattura elettronica, ma quello è un problema lungo. Alla nostra brillante presentatrice, credo che il cognome sia Besbarocca. Giusto, la pronuncia è perfetta, grazie. Sì, mi permette questo cognome, non di fare la solita battuta, qual è la migliore vodka? Qual è la migliore vodka secondo lei? Non avevo danni. Quella fa molto bene, dopo una bella seduta in criostimolazione ti risparmia subito. Vaso dilata e aggiunge valore aggiunto. Ecco, mi permette però il cognome bielorusso di legare invece alla corretta valutazione che è stata fatta da Garofalo sul modo di dominare la letteratura scientifica prima di prendere posizione. Noi tutti siamo abituati a cliccare via internet solo su PubMed. Bene, vi do una bella notizia. Non sono soltanto 6 i lavori disponibili sulla criostimolazione nel mondo scientifico. Il problema è che i paesi baltici hanno centinaia di pubblicazioni, ma non su riviste ad impact factor, che per noi accademici è funzionale, e anche non accademici, è funzionale dare il bollino di qualità. Ma questo non vuol dire negare l'esperienza che altri hanno. Sta a noi magari verificare quanto viene asserito. E vi assicuro che in letteratura internazionale, specie con le lingue ungro-finniche, ci sono centinaia di lavori sulla criostimolazione. E non potrebbe essere diversamente, visto che da bambini non fanno altro che fare questo. I finlandesi si rotolano nella neve e si flagellano con la betulla. Noi in alternativa abbiamo soltanto le ricette di Sadomaso per accontentarci. Io vi ringrazio, dato il mio contributo, sono soddisfatto e dico bravo a chi, partendo da neurologo, è riuscito a offrire al territorio un servizio di questo tipo, che sono sicuro troverà beneficio non soltanto per i grandi club sportivi, ma anche per le associazioni giovanili che fanno o consigliano di praticare sport. Per i professionisti, c'è l'orchestra sinfonica a Lecce, ma voi sapete quanti traumi nei professionisti della musica minimi che accadono nella quotidianità li rendono invalidi, impediscono per esempio di essere attivi per una settimana o più settimane, e quanto invece potrebbero trovare utile anche fosse solo come coadiuvanti psicodinamico una seduta di criostimolazione. Allora, aprire questi canali di interazione significa, secondo me, favorire quella crescita culturale della micro-macro società che ci circonda. Grazie a tutti, siete rimasti bravi. Per la celebrazione del prossimo anno, del prossimo compleanno, e nel frattempo auguri alla signora Caterina, che spero poi condivida i suggerimenti che ci hanno dato, che ci ha dato il professor Musaio, la disponibilità che ci ha fornito il dottor Del Coco. Alla prossima, buonasera.